Famboru. Oh, il primo gioco di giochi di ruolo in Italia. Primo podcast. C'è Veto come Amanto. Amanto lo anche se tu lo fai meglio, ma Amanto in genere lo metto io il veto, quindi mi autoveterò di fare questa cosa. Quello che state ascoltando è Fumble, che è appunto il primo podcast di giochi di ruolo dal vivo in italiano. In giapponese. No, in giapponese non è il primo, ma in italiano sicuramente sì. E è però uno dei primi podcast di giochi di ruolo in Italia, anche per diffusione. E siamo molto contenti di essere in tutte le possibili liste di podcast di iTunes. Quindi grazie a chi ha lasciato le recensioni e delle votazioni a 5 anelli da oggi. Ovviamente. Andate a lasciare delle recensioni a 5 anelli, ovvio. E ci potete trovare ovviamente su fumblegdr.it e su qwerty.it, che sono i due siti di questa trasmissione. Potete anche diventare soci di Qwerty, potete fare una donazione, potete inviarci un gioco che vi piace e che noi giocheremo, o a Fumble o a come quel gioco, se è un gioco da tavolo. Questa sera iniziamo la campagna dei 5 anelli, la leggenda dei 5 anelli, che è un gioco di ruolo americano, però ambientato su un fittizio Giappone a metà tra la Cina, la Corea, il Giappone e i paesi asiatici in generale, in cui i personaggi saranno dei samurai, quindi sarà estremamente difficile per voi non fare metallo. O sarà molto facile e vi vedrete decapitati alla seconda puntata. Questa è l'alternativa. Per festeggiare l'inizio della campagna, per festeggiare il fatto che Gianni ha avuto una bambina e quindi arriverà stasera, ma arriverà un po' più tardi proprio per motivi genitoriali, tecnici. Però noi abbiamo una bottiglia di sake, Simone, di cui tu sei attualmente il depositario, che ti chiedo di iniziare ad aprire. Due parole veloci sulla leggenda dei 5 anelli. Ne abbiamo già parlato un po' nella scorsa puntata in cui abbiamo creato i personaggi, però fare un ripasso fa sempre bene. La leggenda dei 5 anelli è un gioco appunto di samurai in cui si usano i dadi da 10 innanzitutto, e c'è un meccanismo che è il meccanismo del keep, per cui si lanciano un tot di dadi e se ne tengono solo una parte di quei dadi che vengono lanciati, in base a abilità e anello, che rappresentano le caratteristiche fondamentali del personaggio. E questi 5 anelli rappresentano anche il vostro livello complessivo, perché la somma delle abilità e degli anelli moltiplicati per 10 fa un valore, da un valore che viene poi visto con una tabella e si decide di che rank siete. Questo per chi chiedeva l'altra volta quando si passa di livello. Però veramente è 150 per il primo livello, esatto. Poi di 50 a 50 si sale di livello. In pratica ogni singola cosa in questo gioco ha un rank che va da 1 a infinito, più o meno. Per avanzare di livello non basta prendere i punti esperienza. I punti esperienza vanno spesi in maniera sensata per la crescita del personaggio, perché li puoi anche diluire su tante cose. Però diluendoli su tante cose, il tuo rank complessivo non aumenterà, perché non diventi specifico in un anello. Praticamente il metodo più veloce per avanzare di livello è far crescere gli anelli. Cioè, se mi permetto, è più che altro che se metti tutti i punti su una sola caratteristica, tirerai tantissimi dadi, ma ne tieni pochissimo. Non ho capito, stavo segnando un incantesimo. Lo riascolterai nel podcast, perché non lo sto a ripetere. Dai, no, solo della cosa degli anelli. Si sale. È la somma dei centrali degli anelli, dei dadi che puoi tenere, moltiplicata per 10, più somme di abilità. E devi arrivare a? 150 di primo livello.
Ora io ho 144, quindi siamo ancora al primo livello. Sì, alla creazione dovreste essere più o meno tutti al rank 1. Tu qui hai 2, 2, 6, 12, 12, 6, 12, 120 più la somma delle tue abilità. Mi sa che tu sei il più vicino a passare di livello. 15. Epe, ma dato 15 le abilità. Mi ha dato un bel boost avere il vuoto a 3 di base. 15. 15 hai 135. Ok. Lo puoi segnare qua. Sì, sulla scheda c'è il posto per segnarlo. Che altro dire? Che altro dire? Le cose importanti poi le vediamo mentre si giocano. È un gioco ad alto tasso di mortalità. Perché il master ha deciso di darci pochi punti ferita. È facile fare tanti danni. È anche facile subirne tanti. Quindi... Quindi... è realistico, perché con una freccia rischi di crepare, com'è nella realtà. Esatto. A proposito di frecce, il personaggio di Matteo, che in questo momento non è con noi perché a casa con la febbre, salutiamo anche Matteo. Ciao Manto. Sarà un arciere e gli arcieri fanno molto. Come è giusto che sia. Questa puntata si intitola Otokodate, che vuol dire Band of Brothers in giapponese, quindi una fratellanza di uomini. Perché il vostro piccolo gruppetto è un gruppetto che era stato scelto dai rispettivi daimyo per fungere da task force in giro per l'impero. Questo vi ha portato a essere un gruppo molto eterogeneo, perché del gruppo facevate parte in 7 e adesso se recupero anche i nomi, eccoli qua. Eravate tutti di clan diversi, anche se il personaggio di Roberto e il personaggio di Matteo erano legati, dato che i Kitsune, cioè Roberto, sono vassalli della Mantide, che è Matteo, quindi c'era un legame un po' più stretto tra loro, però all'interno c'erano anche clan normalmente in opposizione. I due più eminenti in opposizione erano Shosuro Yasotaro dello Scorpione e Kakita Kojiro della Gru. Sono in estrema opposizione questi clan, e il risultato di questa opposizione tra famiglie è stato che un giorno, senza avvisarvi, si sono sfidati a duello alla presenza di alcuni testimoni, e uno di loro ha perso la vita. Non era il tipico duello al primo sangue che viene fatto in genere tra samurai, era qualcosa di evidentemente più profondo, che aveva radici nella loro storia personale, non era solo una questione tra clan. Tant'è vero che appunto il Shosuro Yasotaro dello Scorpione è morto. E il vostro compagno della gru se n'è andato senza dirvi nulla, senza dirvi dove sarebbe andato, e non ne avete saputo più nulla. Poco tempo dopo questo evento abbastanza drammatico, il vostro gruppo ha iniziato a sciogliersi. Un po' perché alcuni di voi avevano nostalgia di casa e quindi sono tornati nella propria famiglia. Alcuni sono stati richiamati altrove e altri hanno cercato di raggiungere l'illuminazione viaggiando ancora per l'impero. Tutto questo è durato circa 5 anni e... Un mesetto fa, se intanto qualcuno va ad aprire la porta, dato che io sto facendo il giusto libro. Ma sei multitasking di solito. Multitasking, ma sì. dato che avete ricevuto tutti una piccola tavoletta di legno con inciso l'ideogramma del lupo che rappresentava il vostro gruppo, che vi facevate chiamare il branco di lupi. Questa piccola tavoletta viene in genere consegnata come invito da parte di samurai o daimyo dei clan più esposti, delle famiglie più importanti. Ma sulla tavoletta non è segnato niente se non il vostro ideogramma, una data e il nome di una città, Kamabuchi. Ci siamo mai stati? Non ci siete mai stati, però qualcuno di voi potrebbe sapere dov'è, almeno a che famiglia o clan appartiene. Okay. Quindi se volete sapere, se lo sapete, potete fare un tiro di conoscenze. Di conoscenze clan o famiglie o
Allora, in teoria le conoscenze, se ho capito, sono generiche. Poi c'è la specializzazione, esatto, che va pagata a parte. Quindi, vediamo un po' come in tanti giochi ci sono delle specializzazioni che possono essere comprate, che si chiamano enfasi e che permettono di ritirare gli 1 e i 2 quando fate il tiro. Sì. E vengono chiamate enfasi. Ciao Gianni! Ciao Gianni! Ciao a tutti! Oh! Adesso ti rifaccio in breve un piccolo riassunto, Gianni, ma okay. Intanto vediamo il primo tiro di dadi di okay, La Leggenda di... Ok, in questo caso vediamo, per gli ascoltatori, non perché non lo so io, Certo. Cosa devo tirare? In questo caso non credo che medicina, sapienza magica, intuizione, battaglia o etichetta, cortigiano è del mio daimyo, oppure cortigiano potrebbe andare, perché comunque ti intendi abbastanza delle corti e di che il massimo cosa... saprà informazioni su quell'argomento. Esatto. Quindi che sarà intelligenza o dovresti averlo scritto, ma non l'hai scritto. Assolutamente ecco. No. Allora, le conoscenze sono su intelligenza. Ok. Quindi io di intelligenza ho 3. Ok. Ci sommi il tuo rango di cortigiano? 4 più il mio rank? No. Quindi tiro 4 dadi da 10 e ne tengo 3, perché il mio anello del fuoco è 3. Perché la tua intelligenza è 3. Ah, no, poi hai intelligenza, ok. Quindi ho fatto... E se volete tanti dadi da 10. E 8, sì. Intanto ho fatto 2 8, un 5, un 3, un 1, quindi terrò 8 8 5. Belli questi dadi 8, da 8, 10, 3. Roberto, però. Sì. 8 8 3, quindi 8 16 19. Ok, allora... 16 più 3 19, sì. Sì, 16 più 3 19. Kamabuchi in realtà più che una città è una città con un piccolo castello che appartiene alla famiglia Matsu. La famiglia Matsu è una delle famiglie del clan del leone. Mm-hmm. E la cosa che ti sembra all'inizio strana è che nessuno di voi ha mai avuto a che fare direttamente con il clan del leone. A parte magari andare in qualche villaggio a risolvere qualche disputa, che però non era nella zona di Kamabuchi, nessuno di voi ha avuto un contatto diretto con il clan del leone. Quanta gente sapeva che il nostro simbolo era il lupo e che ci saremmo richiamati con una tavoletta del lupo? Solo tra di noi o è una cosa comunque abbastanza comune? No, non era una cosa comune, perché... Ci deve conoscere bene. Dovrebbe avere conoscenza o di voi o del daimyo che vi ha raccomandato alla persona che vi ha convocato. Non è una cosa che chiunque per strada sappia, sicuramente. Beh, io inizierò ad andare verso l'appuntamento in questi giorni. Tutto pronto. Si viaggia da soli? O allora, di solito con un... In Rokugan, come nel Giappone feudale, si viaggia anche da soli, ma difficilmente si viaggia velocemente perché i cavalli sono una merce rarissima e solo il clan degli unicorni ne ha effettivamente abbastanza da poter dare ai propri samurai. Cioè. Io teoricamente, per velocizzare il mio viaggio e per rimanere in contatto con il Chikushudo e gli spiriti della natura... Ecco, adesso spiega anche chi è il tuo personaggio bene. Il mio personaggio è Kitsune. Ha preso il suo nome da giovane. È stato abbandonato quando ha compiuto il rito di passaggio. Aspetta che mi sono fatto gli appunti, perché queste cose qui. Dopo il Genpukku ha deciso, perché alcuni tengono il nome da bambini, diciamo, lui ha deciso di cambiarlo e prendere proprio il nome del clan. È molto legato al clan, e anche se nel clan in parte non è mal visto, ma non viene considerato troppo sul serio, perché lui è a metà tra il regno degli spiriti e la fedeltà al clan, quando in realtà la fedeltà al clan dovrebbe essere quella assoluta. Lui c'ha anche un po' questa, pecca un po' di desiderio verso il mondo degli spiriti. Okay. E questo lo dimostra andando in giro con l'armatura quando viaggia, mm-hmm, e con una maschera di porcellana da volpe, a metà, che è per rappresentare appunto la separazione tra i due mondi. Ok. E è stato addestrato nelle arti segrete, nelle tecniche della terra, della scuola Kitsune, e difatti ne approfitterà per farsi gran parte di questo viaggio nuotando dentro la terra. Ok. In quanto ha un'abilità in grado di, pregando gli spiriti della terra, di entrare a far parte del loro mondo parzialmente e di fondersi con la terra e poter viaggiare per qualche ora
Ovviamente si sta molto attento a uscire prima che finisce l'effetto del potere, perché altrimenti perché gli spiriti qui l'hanno spiegata, se la prendono, l'hanno spiegata diversamente, tipo in D&D fai porta dimensionale su un muro o un teletrasporto, ti prendi dei danni e ti sposta nella prima posizione libera. Qui è uguale, identico, ma te lo spiegano dicendo gli spiriti della terra sono molto adirati, che tu sei ancora, hai finito il potere, sei ancora il loro tempo che ti hanno concesso, e sei ancora lì che ti sparano fuori loro. Ok. E su quello quindi sta molto attento. Okay. Però cerca di viaggiare così per rimanere comunque in contatto con quella parte del mondo. Ok, perfetto. Dopo tre round l'ospite puzza. Esatto. E chiaramente, visto questo suo insolito modo di viaggiare, viaggia da solo. Beh, per forza, perché non riesce a portarti qualcuno. Come non dirgli di no? Voi invece, allora... Intanto presentiamo anche come ti chiamerai? Xiang Renshu. Ok. Anche se il generatore casuale aveva trovato qualcosa di bellissimo. Ma chi? Esatto. Dici qualche cosa su Xiang. Allora, Xiang è un monaco, innanzitutto, quindi è qualcosa che sarà un po' fuori quasi dal contesto di questa ambientazione, pur facendone parte, perché appartiene all'unica categoria sociale. Sei solo inferiore, non è un grande difetto. Puoi giocare comunque con noi. No. È fuori dalla casta, ma non è ritenuto così inferiore come chi sta effettivamente sotto di lui. Pur essendo molto sotto, sì, ufficialmente. Quello che importa, che diciamo, è che se io o Gianni o Manto gli facciamo un cenno con il capo, lui si deve piegare fino alla vita. Sì, però è anche vero che se non lo fa... Ora non esageriamo. In teoria dovresti inginocchiarti e poggiare e toccare con la fronte il terreno, ma essendo che tu non sei probabilmente un monaco di quelli, non sono il monaco raccattato, perché comunque faccio parte del clan del drago. Sì, ma non sei non solo, più che altro è che fa parte del vostro del vostro gruppo. Bevi senza di noi. Io lì che ti guardo. Porto benissimo gli spiriti. Con gli spiriti. Ho bevuto quegli spiriti. Gli spiriti ti butteranno fuori nel peggiore dei posti. E ovviamente è stato cresciuto all'interno di una famiglia di monaci, infatti anche questo è abbastanza inusuale, ed è un ordine solo esclusivamente monastico. Di solito invece c'è le famiglie che hanno l'ordine monaci, ma c'è i samurai affiancati. Invece qua giù è solo una famiglia con un solo ordine monastico. Dunque il clan è quello del dragone? Clan del drago, della famiglia Togashi. E è particolare perché sfrutta il potere degli spiriti, ma non in una maniera che gli Shungenja possano capire. Non l'hanno ancora ben compresa, perché non si sa bene come riescano a sfruttare le forze della natura, elementare, spirituale, attraverso i tatuaggi, da cui ricavano potere. Io mi sono fatto una mia idea in testa, vedremo poi durante il gioco se col master è d'accordo. Ma c'è anche un'altra particolarità del tuo personaggio. L'altra particolarità del mio personaggio è che... Beh, non dirlo quello dei difetti e dei pregi. No. Fallo vedere in gioco. Quello è un gioco. No, la particolarità che si può già annunciare, perché prima o poi uscirà fuori. No, più che altro perché a voi ha dato parecchi problemi in passato questa problematica. Okay. Questa particolarità, diciamo. Che lui è... perseguitato, diciamo, dallo spirito di suo nonno, il quale non ha portato a compimento lo studio di un particolare tatuaggio che voleva dedicare alla famiglia, al clan Togashi, quindi rendere il tatuaggio unico per la famiglia Togashi, e ha passato al nipote questo suo compito. Per accertarsi lo eseguisse, lo perseguita anche in vita. Infatti il problema non è lui che cerca il tatuaggio, è lo spirito del nonno che ogni tanto butta per terra le cose, fa cadere. Grande. Ma il vecchio è uno spirito del Jigoku? No. Oppure è un antenato? È un antenato. Però non è normale che si intromettano così. È inusuale, però non è. Però non è una cosa maligna. No. Ok. Cioè, molte volte gli antenati, quelli più influenti, hanno... È un antenato molto paraculo che cerca di pararsi il karma col nipote. È Mushu, va bene. Ok, cerca di pulirsi il karma col nipote. Io più che altro me lo immagino come il maestro di Kill Bill 2, con il baffetto di...
Ma io me lo vedo più come Muten. Che palpa culi a destra e a sinistra. No, no, però in effetti il vecchietto di Kill Bill è preciso. Sì, sì, ci sì. sta, ci sta. E devi fare quello che dice, perché sennò si incazza. E ti mena. Il problema è che ti mena. Non è tanto che si incazza. È da nonno, in effetti. No, tanto è che mi fa lo sgambetto durante i combattimenti. Ah, che bello. Gentile. E per concludere, quindi lui è alla ricerca di questo tatuaggio, questa ispirazione, questo studio del mondo che gli permetterà di completare il lavoro del nonno. Ok. Invece, tornando anche al personaggio di Gianni, mm-hmm. che fa parte del clan del Granchio, esatto. della famiglia Hida, esatto. ecco, lui è stato l'ultimo a entrare nel vostro branco di lupi, che era questa task force che andava appunto in giro per l'impero per risolvere problemi tra i villaggi, perché il clan del Granchio è stato all'inizio reticente a togliere delle braccia forti e robuste, anche perché lui è molto grosso anche per un granchio. Quindi toglierlo dal muro è stata una decisione un po' sofferta. Il clan del Granchio difende l'impero con questo muro che separa Rokugan dalle terre d'ombra. Quindi tutti gli uomini più valorosi vengono messi a difesa dell'impero e della vita. Il clan con la più grande importazione di giada di tutto l'impero. E... se vuoi dirci qualche cosa anche del... Sì, allora io mi chiamo Hida Kakuno Ashin, detto Kaku. Sono... allora, non si è ancora capito se sono stupido o se sono un finto stupido. Nel senso che io sono sul muro prevalentemente per la mia dimensione. Sono il classico gigante che sorride sempre, gioca coi bambini nelle pause, che è un po'... borderline per il clan del Granchio, dove sono tutti invece molto seri e compiti e votati alla missione di proteggere il muro. Se ne vede di mezzo tra quello dello Shogun Mitsukuni Mido, esatto. e Fudo, esattamente. Il problema fondamentale è che come Fudo, nel momento del combattimento, decisa la direzione, io travolgo tutto quello che c'è e sono anche abbastanza omicida, quindi ho, diciamo che nessuno ha ancora capito se io mi controllo molto bene e cerco di fare il finto idiota per indurre gli altri a scoprirsi, oppure se sono proprio stupido ma ho, diciamo, un'abilità selettiva nel combattimento, che è il motivo per cui alla fine comunque nel clan del Granchio mi hanno mandato sul muro. Di Kitsune sappiamo che cosa sa del posto dove state andando. Vediamo che cosa ne sapete voi. Ok. Ah, è un tiro di conoscenze. Conoscenze sì. sono sull'intelligenza. Ok. Se non avete l'abilità conoscenza, si fa un tiro senza skill. No, conoscenza ce l'ho, però... Dammi un attimo il manuale, per favore. Io no. Sul Bushido non credo che... No, non hai il Bushido in questo no. caso. Poi comunque sarebbe la possibilità di ritirare un 1. Qualcosina dovrei sapere, ho fatto 23. Ok, sì, anche tu sai quello che ho detto prima a Kitsune, cioè che appunto è un piccolo castello del clan del leone, e anche se effettivamente non avete mai avuto, tu hai fatto un pochino più di lui, anche se non avete mai avuto un rapporto diretto con questa famiglia in particolare, e con questo posto ancora di meno, è un nome che ti suona un campanello in testa. Hai già sentito da qualche parte. Non sei sicuro di chi te ne abbia parlato, ma sei sicuro che qualcuno di molto vicino a te, nel passato non troppo remoto, ti abbia parlato della famiglia Masu e in particolare di Kumabuchi. Ripetimi la famiglia e il nome? Matsu. Famiglia Matsu. Il posto è Kumabuchi. Sì, posto sì. Mi giro, no, no, non sa niente. Non in questo momento. È lui. Esatto. Allora, invece, per Kaku, che non ha la skill di conoscenza. Ma si ce fa... l'ha, ma sulle terre d'ombra. Ah, è... ok, però ce l'hai. Non hai la specializzazione. Sì, no. Sì, perché comunque la conoscenza è generale. Ok. Terre d'ombra lo devi spostare in enfasi. Ah, ok. Perché perfetto. Praticamente se sarà un tiro su terre d'ombra, se fai sono un 1 o un 2 lo ritiri. Hai comunque un po' studiato. Ok. Quindi mi ripetete il meccanismo di tiro? Così sì, praticamente... una volta. Il meccanismo di tiro è... quindi intelligenza, 2... tratto più abilità.
Ok, quindi sono il numero di dadi che tiri. 1, quindi 3 ne tiro. Mm-hmm. E tieni un numero di dadi pari al tuo attributo. 2. Ok. I 10 esplodono. Sì, 10. Il 10 esplode. Quindi poi tengo il 6. Il 10 lo ritiro e lo sommi. Quindi tieni il 6 e il 10. Tengo il 6 e il 5. 10, ritiro il 5. 8. 8, 18, okay, 24. 23. 24. 24. Ah. 24, sì. Sai esattamente le stesse come cose. E anche a te il nome dice qualche cosa, anche se non ti ricordi mm-hmm. bene cosa, Dimo. Tu hai fatto solo... No. A differenza come Bud Spencer. Esatto. No. Avete affrontato il viaggio a piedi. In particolare Ida ci ha messo parecchio, un po' perché si muove un po' più lento di quanto vi muoviate voi. Il monaco perché corre, Kitsune perché si fa trascinare dagli spiriti della terra, invece lui se una bestia da somma. lui se ne va in giro con l'armatura, oltretutto la spada, il martello a due mani e insomma ci ha messo viaggi leggero, sono un po' appesantito, sì. Ma nonostante questo, Ida è il primo a raggiungere il palazzo di Kumabuchi all'orizzonte, inizia a vedere il villaggio, la città che si trova intorno al castello e effettivamente è esattamente come ti aspetteresti, una città del clan del leone, quindi ci sono statue lungo le strade che rappresentano i leoni, tutto è molto colorato di oro, marrone, che sono i colori tipici mm-hmm. e vedi che la città è parecchio animata. C'è un sacco di gente per strada, vedi che molti stanno chiacchierando tra di loro e qualcuno sta tendendo degli striscioni, delle lanterne lungo le strade, appendendo fuori dalle case dei piccoli stendardi che rappresentano il leone. E vedi il palazzo che si trova proprio al centro di questa città, che non è particolarmente grossa, però è abbastanza grossa da avere anche una piccola cinta muraria intorno. La strada verso il palazzo è libera, nel senso che sì, c'è un sacco di gente per strada, però si tengono ai margini e stanno appunto addobbando la città a festa. Non ti risulta che ci siano delle feste religiose in questo periodo. Ok, come mi guardano? Ti guardano con rispetto, come è giusto che venga guardato un qualunque samurai, non importa di che clan sia, persino quelli dello scorpione vengono guardati con rispetto. Oh, okay. Domanda, un samurai come si può rivolgere a se stesso? Si chiama samurai o guerriero o tutte e due? È uguale. Okay. In realtà samurai e bushi sono praticamente sinonimi, quindi guerriero pure. Mm. E tu ti puoi chiamare con il tuo nome anche, se vuoi. Sì, no, ma quando ti presenti. Sì, vediamo dopo. Quando ti presenti. Sì, 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 no, è prima. Quindi, Ida, che fai? Ma io cerco dei bambini per andargli a chiedere che cosa si festeggia. Perché così non ho il problema dell'etichetta. Intanto prendete un bicchiere di sake. Sì. E campai. 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 Ci sono anche parecchi bambini che giocano per strada, quindi non è difficile trovarne uno, anzi un piccolo gruppetto. Vedi che stanno giocando con una rana, prendendola mm-hmm. con il bastone, spingendola finché non salta nelle pozzanghere. E quando ti avvicini vedi che si girano, uno di loro sta per dire qualcosa e viene strattonato per la manica dal suo fratellino più grande, che gli abbassa di forza la testa e si abbassa anche lui in un inchino. Poi si rialzano guardandoti un po' dal basso verso l'alto, cercando di capire se hanno fatto bene. Mm-hmm. E ti dicono: buongiorno. Buongiorno. Io mi inchino davanti a loro, gli sorrido con i dentoni, poi prendo un bastoncino e punzecchio anch'io alla rana. Pensavo il bambino finché non sa la pozzanghera. E poi dicevo, lo facevo sempre anch'io quando ero piccolo.
anche se sembra difficile credere che io sia stato piccolo. Oh, piccolo? Deve essere stato un sacco di tempo fa. Sei grandissimo. Sì, sono cresciuto. Ma se mangerai tanto e se ti allenerai duro, diventerai grande anche tu. Forse anche più di me. La mamma non mi fa allenare perché dice che solo i samurai possono usare la spada. E allora io devo andare di nascosto con il bastone e colpire i sacchi di riso. Bravo, avrai la tua occasione. Senti, ho visto che la città si sta preparando una festa, ma cosa festeggiate? Ah, signora Matsu Mayumi che si sta per sposare. Signorina! Ah, quindi una festa di matrimonio. Sì, 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 è la figlia del nostro daimyo. Ho capito. Bene, quindi sono arrivato al momento giusto per porgerle i nostri omaggi. Oh, saranno sicuramente contenti di un altro nobile guerriero che è venuto a porgere i suoi rispetti. Fantastico. Ti ringrazio. Si dice così? E si gira verso il fratellone che intanto sta facendo finta di essere più grosso e sta tirando il petto in fuori e la pancia in dentro per far vedere che non è da meno di te. Ok. Ovviamente è la metà di te, però. Allora gli va bene. Lo guardo e gli dico, dai, fammi vedere cosa sai fare. Lui prende un bastone, si guarda un attimo intorno per vedere che non ci sia sua mamma. E poi fa "Huya!" contro un pezzo della casa. Certo. E colpisce il lato della casa talmente forte che il bastone si spezza. Lui lo guarda. Sono fortissimo. Devo dire di sì. Se fossi nato dove sono nato io, saresti stato un grandissimo granchio. E da dove vengono i granchi? Dal mare. E dov'è il mare? Lontano. Un giorno lo vedrai. Ok. Ho sentito tanto parlare di questo mare, ma non l'ho mai visto. Vedrai. È molto bello da vedere. Capisco. Io mi strofino la testa, rido. Dopodiché, ce l'ho una polpettina di riso da... Beh, assolutamente sì. Ok, gliela tiro fuori e gliela do. Grazie. Oh, ma... è troppo gentile. E si ributta in ginocchio in modo ossequioso. È un giorno di festa, no? Beh, sì, domani di più. Anzi, io aspetto la festa di domani ancora di più. Cosa c'è domani? Inizieranno i preparativi per il banchetto, ci sarà un sacco di cose da assaggiare. Ah, bene, giusto. Mi raccomando, una notte di digiuno, così si mangia di più il giorno dopo. A me la mamma ha sempre insegnato che bisogna mangiare sempre, anche al mattino, perché così si addestra lo stomaco. Sì, però se vuoi fare delle belle gare di mangiate, ti consiglio di tenerti leggero la sera per essere più forte di pancia la mattina. Sarà fatto. E mentre tu chiacchieri con... Io posso essere lì che ho visto tutta la scena. Assolutamente sì. Appoggiato con il cappello e la mezza maschera al muro della casa di fianco del ragazzino. Ragazzo, seguire quest'uomo ti porta solo un passo più vicino al Toshigoku. E mi incammino verso dove devo andare. Vedi che ti guarda e è estremamente difficile. No, però ma è famoso. Sì, no, non è il nome che hai detto. Okay. Il fatto che tu abbia una maschera, per un attimo vedi che l'ha sbiancato in volto. E proseguo dritto. Non saluta più. Tu ovviamente riconosci Kitsune, certo. il tuo compagno di tante avventure. Perché io non sapessi, Toshigoku è il reame del massacro, dove finiscono quelli violenti di solito, presi durante le guerre. E per chi non lo sapesse, in genere sono gli scorpioni ad andare in giro con le maschere. Ecco fatto. Quindi è per quello che il bambino è sbiancato un attimo, perché comunque gli scorpioni sono un clan sì nobile di samurai. Ma sono i figli di puttana. Sono un po' strozzi. In fin dei conti sono la rete di spionaggio. Sì, esattamente. Però loro hanno le maschere, quelle da Oni, no? Loro hanno le maschere, sì, quelle complete, proprio da demone. Per quelle arrabbiate. La mia è proprio quella tipo da come si chiama? Da Kabuki. Mezza, però. Tunica lunga, wakizashi e katana. E poi seguo dritto tenendo il cappello. E dove ti dirigi, Kitsune? Al momento volevo solo fare scena, quindi okay. Quando vado avanti, dopo un po', cerco di orientarmi per capire... Dov'era l'appuntamento?
Diceva solo Kumabuchi, non diceva niente di più specifico. Allora mi fermo pensando che lui sicuramente mi sta venendo dietro, se no rimango fermo lì in mezzo alla strada per un po'. Rimani un po' fermo in mezzo alla strada perché lui sta finendo di giocare con i bambini. Con un po' di vento. In mezzo alla strada fermo. E vedi che la gente intorno a te continua a fare quello che stava facendo prima, senza badare troppo al fatto che sei in mezzo alla strada. Si tengono abbastanza lontani in maniera rispettosa, come viene fatto in genere verso i samurai, però vedi che sono talmente presi dal loro fare che sì, ok, mi tengo lontano, però ho bisogno di andare avanti e indietro per la strada. Giusto. Qualcuno ti passa un po' più vicino perché stanno appunto tirando questi striscioni e le lanterne lungo la strada, quindi per tirarla dove sei tu. Sì, li guardo vicino un attimo e nel momento in cui tipo si fermano, la guardano, testa. Faccio proprio il cenno accennato per dire continuate a fare quello che state facendo. E nel frattempo anche Xiang vede avvicinarsi il castello di Kumabuchi. Io viaggio tranquillo a piedi, non lo facevo di corsa, mai sprecare energie. E dovrei avere dei vestiti del mio clan, quindi verdi con i bordi d'oro, con un grosso spacco V che permette ai tatuaggi di essere esposti. Perché nota, se non sono esposti non funzionano. Ah, ok. Nota. E però viaggio con un cappello, perché ho la testa pelata e sulla pelata c'ho il tatuaggio del drago. Quindi. E sotto al sole la pelata. E anche. Frigge. Io mi incammino verso il centro della città e cerco di chiedere informazioni come ha chiesto Gianni riguardo a quello che sta succedendo all'interno della città. E a chi ti rivolgi? Perché lui si è rivolto dei bambini. Lui si è rivolto ai bambini. Io semplicemente fermo dei paesani perché in teoria al di là dei vestiti non ho katane, armi, quindi mi potrebbero scambiare solamente per un delegato. Ma infatti quando ti avvicini a un popolano vedi che proprio ti guarda come se fossi un tizio qualunque che passa per strada. Ti fa un cenno proprio solo con la testa veloce per dirti buongiorno e continua a martellare su un palo per attaccare uno stendardo. No, vedo che state, diciamo, abbellendo la città. La nostra città è bellissima già, ma certo, per certe occasioni bisogna vestire la città come se una donna si vestisse per il suo uomo. E qual è, se posso, questa occasione? Una donna che si vestirà per il suo uomo e dà una gomitata al suo amico che sta martellando dall'altra parte. Capisco, quindi immagino che la signora del posto stia per convolare a nozze. Beh, la figlia del signore del posto, sì. La nobile Mayumi. Vi ringrazio, buon lavoro. Se le capita, passi a bere del sake. È particolarmente buono in questa città. Non mancherò. Niente, piccola nota di contorno. È vero che i samurai devono essere sempre molto educati, rispettosi, eccetera, eccetera, ma se vi comportate male e date la colpa al sake, nessuno vi dirà niente, perché è normale per un samurai essere ubriaco. No, è più perdonabile. Sì, nel senso, i samurai... È come quello, l'ho ammazzata e squartata, ma perché me l'hanno detto le voci, in un posto dove è molto probabile che sia successo. Ma questo è il gioco di manto. Esatto. Non solo, già sarebbe possibile farvi chiudere un occhio sulla questione, perché se è un samurai a fare qualche cosa verso un popolano, no, pace. Sì. In più, se siete pure ubriachi di sake, non è assolutamente o se un dici grosso che problema. Sei stato ubriaco. Sì, esatto. Beh, poi non c'è una bella figura comunque che sei un ubriacone. Ma non è particolarmente visto male essere ubriachi per un samurai. È proprio nelle note del manuale. Quindi, sappiate. Che bello. È uno stile di vita e va protetto come tale. Mentre ti addentri verso la città, vedi che in mezzo alla strada c'è un tizio fermo, immobile, con il vento che gli sta spostando le vesti. Ogni tanto guarda in alto, fa tipo... E poi si gira dall'altra parte guardando.
la telecamera di sorveglianza. Sto cercando il posto migliore per comunicare con gli spiriti. All'Arico lo faceva perché era rincoglionito, e invece questo lo fa perché è altezzoso. Ci sono veramente però gli spiriti. Sempre in mezzo alla strada, fermo. Roberto sta. E quindi né più e né meno. No, questa volta con scopo. Con scopo, esatto. È ben diverso. E senti che ci sono dei bambini che ridono in una delle strade lì vicino a te, e dopo poco vedi un omaccione che li sta rincorrendo scherzando con loro. E lì penso dare più verso di lui, perché 2 più 2 lo riconosco. Non sono in tanti così grossi, quindi è facile riconoscerlo. Mi avvicino con passo leggero, faccio un inchino e faccio il tuo nome. Salute a voi, Ida. Oh, Renshu-san. È un piacere rincontrarvi. Quanto tempo? Molto, effettivamente. Credo siate qui per lo stesso motivo per cui sono io. È un piacere vedere che siete sani. È un piacere anche per me. Vedo di non essere stato l'unico a ricevere un messaggio per venire in questo posto. Oh sì, c'è anche lui. E indico in mezzo alla strada. La cinquantina di metri davanti. Effettivamente lui era andato avanti. Là in fondo. È vero. Vedo la figura del nostro amico. Mi sembra conosciuto. Io sto cercando ispirazione dagli spiriti dell'aria per capire dove devo andare, ma io sono molto avverso agli spiriti dell'aria, essendo uno della terra, e quindi non mi danno ascolto. Ottimo. Perché ricordiamo, gli Shugenja hanno una scuola avversa, sì, in cui partono con un rank in meno. Sono svantaggiati. E quindi sei svantaggiato perché è più difficile per te parlare. In più, non avendo incantesimi dell'aria, non so come si entra in contatto con gli spiriti dell'aria, perché mi insultano sempre. E quello è mio nonno. Esatto. Insulto torna. Siete tutti nella strada principale di Kumabuchi. Se mi raggiungono, mi giro e guardo. Vedete, sì. Sì, sì, sì. Renshu. Hida-san. Faccio un lievo inchino. Anch'io un inchino. È un piacere rincontrarvi. Otokodate. Sapete per caso dove questo gruppo deve andare? No, io credo di aver ricevuto una tavoletta molto vaga. Anche questo guerriero ha ricevuto una tavoletta. In effetti è stato lo stesso anche per io me. Quando lui dice questo guerriero guardo dietro. Vabbè, lo sai benissimo. Certo. Però ci gioco su questa cosa. Siccome sono stupido. Che lo stupido mi puzza. Dato un'altra cosa strana è che le mie vesti sono non tutte, ma in parte bianche, che è raro perché di solito è il colore della morte. Mm-hmm. E mentre siete lì a parlare lungo la strada, fatemi per favore un tiro di percezione. Un tiro di percezione in realtà sarebbe più un tiro di investigazione. Non intuizione. No, investigazione. Non battaglia. Ma perché? Continua a essere investigazione. Tutte. Quindi sono due dadi e tengo due. Tieni due. Quindi tiro due dadi, quindi e quello che viene, viene. Anch'io. Ma non c'era sempre un più uno, solo se hai l'abilità. Se hai l'abilità. 11. 14. 13. Per un attimo vi è sembrato, a tutti e tre, di vedere una faccia conosciuta in fondo alla strada, quasi centinaia di metri in fondo alla strada. È stato proprio per un secondo e non siete sicuri, nessuno di voi, di quello che avete visto. E dico subito, la volpe ha notato qualcosa guardando verso quella direzione. Non siete sicuri per due motivi. Uno, perché è stato veramente in lontananza e per breve tempo una persona che passava tagliando. Però aveva sempre qualcosa di familiare, tipo, ma quello forse... Era soprattutto un po' nel portamento e nella maschera che indossava. Lo riguardo indicato. La maschera che indossava era quella di uno del clan dello scorpione. Stufato.
Vi siete già stufato? Sentite l'odore? No. Nella direzione in cui lui indica, sento odore di cibo. Quanto si può parlare male di un altro samurai? Finché questo non ti sente. Ah, ok. Ottimo. Sì, se no scattano gli estremi per il duello. No, esatto. Se no ci vuole l'etichetta. Finché questo non ti sente, non ti sente nessuno di vicino a lui. Però dato che siete tra di voi, Kitsune ha notato una maschera avvelenata. Non mi piace giocare con loro. A chi piace giocare con la morte? Solo quando un samurai è pronto a morire padroneggia veramente la via. Inizia ad andare avanti verso il tizio. Verso la direzione dove è sparito. Quindi verso il castello, sostanzialmente. Voi? Beh, con un così illustre protettore, come non seguirlo? Ci fa scudo lui. Avanzate e... Io sto qualche passo indietro, però. Ok. Mi muovo un po' più furtivo, se possibile. Usando la gente per sviare il mio passo che seguo loro. E allora fai una prova di furtività. Yep. La prova di furtività è su agilità. 21. Ok, voi vi girate. Spesso capita che il vostro amico Renshu scompaia per qualche tempo per farsi i fatti suoi, o perché ha visto qualcosa di interessante, o perché ha deciso che era il caso di fare una strada diversa dalla vostra. Non vi preoccupate troppo della cosa. E proseguite verso il palazzo. Vedete che mano a mano che vi avvicinate al palazzo ci sono un po' più di guardie. Le porte del palazzo sono aperte, però vedete che ci sono due guardie dentro e due guardie fuori, che sono vestite in armatura con una di quelle lunghe lance da samurai. E all'interno del cortile del palazzo è stato proprio predisposto tutto il necessario per fare quello che sembra una specie di, all'inizio, piccola fiera di paese. Più avanti vedete che proprio verso l'ingresso del palazzo invece è stato costruito una specie di palco, e a lato sono già stati predisposti anche i tipici tamburi da taiko per le feste. Non ci sono tantissime guardie in giro per il cortile, però oltre alle quattro guardie che avete visto all'ingresso ce ne sono alcune che girano e tengono più che altro d'occhio quelli che stanno lavorando, che non si portino via la roba o che non cerchino di entrare nel palazzo. Ci vuole una prova di etichetta o è una cosa che sappiamo automaticamente da chi ci si presenta quando si va per poi andare a parlare? No, questo lo sapete tutti. In genere ci si presenta se è un daimyo piccolo, quindi comunque un nobile ma non di rango troppo elevato, ci si può presentare direttamente a lui se lo si incontra nel cortile o nel palazzo. Oppure, se qualcuno quando sei entrato ti chiede cosa ci fa esatto. Qui? Mentre qua, questo qua chi è? Questo è di rango abbastanza basso, non è un nobile potente. Però è sempre superiore al nostro. Sì, sì, perché lui ha un suo palazzo, ha le sue guardie, ma è comunque brutto. Di un rango un po' più elevato del vostro. Ma io entro direttamente per andare a per annunciarmi lasciando in pace, perdere la fiera o quello che c'è. Ok. Voi lo seguite? Domanda... Dica. Io da monaco mi devo comunque presentare, perché so che la presentazione deve essere fatta dai samurai. Sì, tu da monaco ti devi presentare lo stesso, perché i monaci hanno appunto questo status molto particolare all'interno della struttura sociale, per cui sono tecnicamente il penultimo gradino della scala sociale, ma sono anche quelli che danno i consigli all'imperatore. Mm-hmm. E quindi sono il penultimo e il secondo contemporaneamente. Mettiamola che i monaci, quelli fighi, danno i consigli all'imperatore. Vabbè, però Lui è più il monaco da tempio d'anime che prende le monete per fa la preghiera per conto degli spiriti. Però un contadino per quanto figo non si avvicinerà nemmeno a 500 metri dal palazzo dell'imperatore. Chiaro. Quindi sì, li seguo. Ok. Ho notato nessuno che ci seguiva nel frattempo. Seguiva. Puoi fare un'altra prova di investigazione. Yes. È su intelligenza investigazione? È su percezione. Percezione 2. 11. No, non ti sembra che ci fosse nessuno che vi seguiva o che li teneva d'occhio.
E entrate nel palazzo. All'interno del palazzo il fatto che sia un clan il clan del leone è ancora più rimarcato, e ci sono leoni praticamente su qualunque cosa, c'è la teiera fatta leone, c'è la spada con l'essa fatta leone. C'è gente che sta guardando il re leone. Ovviamente nell'ingresso vedete che di fianco alla porta d'ingresso proprio ci sono le rastrelliere per appoggiare le armi, che è l'usanza comune. E ci sono degli zoccoli di ricambio per non sporcare con il terreno da fuori. Il terreno che pestano i poveri. Faccio una postorinata. Okay. Ah, e vedete, ti dico l'ultima cosa. E ti dico l'ultima cosa che c'è nell'ingresso. Vedete che c'è una donna che sta dirigendo delle ragazze all'interno e le sta mandando a pulire. Okay. Sembra. È vestita con un kimono non cerimoniale, però comunque costoso. Volevo fare una prova di etichetta per sapere se tenermi il wakizashi con un nobile di così basso rango è comunque un'offesa, oppure può essere anche un sì, ti rispetto, ma quello giusto, appropriato. Ok. Non è irrispettoso. Quindi etichetta sarà sotto l'etichetta, te lo dico subito, awareness. È sotto awareness. Quindi consapevolezza più uno di etichetta, giusto? Esatto. Quindi tiro 3 e tengo 2. Sì. Tu sei un 10 esplode? Sì, quello è un 10 esplode. 24. Sai che è comunque estremamente irrispettoso portare anche il wakizashi all'interno. A meno che non lo conosci bene. A meno che non sia un conoscente, o che sia una situazione di emergenza, per cui magari il palazzo è stato sotto attacco il giorno prima, oppure sai che sta per succedere qualche cosa e quindi... Che è una linea sottile che non conviene in questo caso, che non c'entriamo niente, allora lascio tutto. E io mi dirigo proprio ignorando anche la tizia, cercando qualcuno di ufficiale, un cortigiano, qualcuno di... Ok, voi? Tu hai hai il bastone, se non sbaglio. Sì, Xian. Poi c'è il bastone da passeggio praticamente, il boh. Io non ho bisogno di armi. Anime mio. Io ho un martello due mani. Lui però sì, no, sì. Beh dai, se vuoi posso darti una katana fiammeggiante. No, questo è solo il mio bastone a passeggio. No, se ci fosse bisogno. Stunk. Esatto, stunk. Ce l'ho appeso alla schiena. E quello è. Lasciate le armi e quando iniziate ad appoggiare le armi si avvicina quella donna che stava dirigendo le inservienti. Vi si avvicina e vi dice: buongiorno nobili guerrieri, sono contenta, e sta parlando ovviamente con Kitsune e Ida, sono contenta che due nobili guerrieri siano giunti fino qua. Siete qui per il matrimonio? Io guardo lui per vedere se vuole parlare. Io non parlo. Mi rigiro verso di io lei. Io sorrido a Kitsune. Questo Shugenja viene dalla famiglia Kitsune. Sono qui per presentarmi e per parlare e per portare in dono, dai mio, l'onore di avere un ospite della famiglia Kitsune. E in più tiro fuori una scatoletta. Ok. Cosa importante, quando si fa visita a un samurai è d'obbligo portare un regalo. Ho già il monile pronto nella bisaccia. Io ho qualcosa. Un martello. E visto che io sono bravo conoscitore di etichetta, ve l'ho spiegato quando eravamo insieme su come funziona. Il regalo più è inutile, meglio è. Una pietra del muro. Perché più il regalo è utile, più viene preso come un insulto. Ok, gli porto la rana. La rana dei ragazzi. Lo spiedo. Esatto. Io guardo la tizia che mi manda la scatoletta. Ti fa accenno di proseguire e aspetta che anche gli altri due esprimano le proprie necessità. Il mio nome è Ida. Porto gli omaggi del granchio del clan del granchio al daimyo per il matrimonio della sua primogenita. E con la testa chinata? Mentre lui si sta chinando per porgere la rana, a parte che lei ti dice: non sono io la persona a cui dovete dare questo dono. E vedi che è un po' è infastidita da questa cosa. Ma più che altro
Tu che lui è andato avanti, lui si è inchinato, tu fammi un veloce tiro solo di percezione. Mm. 15. Bel tiro. Noti che quando lui ha detto la primogenita, lei ha avuto un'espressione un po' di tristezza sulla faccia per un, proprio solo un istante. Qui è pieno. Uno dei miei proverbiali gaff. Per cui sono stato mandato sul muro. Tu stai lì. Hai chiesto congratulazioni per la gravidanza. Non sono incinta. Non sono incinta, esatto. Cose di questo tipo. Guerra. Guerra. Buttato to the wall. Esatto, vai. Tu non eri del clan del granchio. Eri a sud. Esatto. Con i kizune. Ti hanno buttato alla barriera. Era uno scorpione prima di questa cosa. Il miglior scorpione di sangue, esatto. E tu vieni praticamente quasi del tutto ignorato, però vediamo se lei riesce a riconoscere il fatto che... Io mi levo il cappello in quel momento. Ecco, vediamo se riconosce il fatto che c'è comunque un drago è il simbolo. Avanti. Ti guarda e... Ma lei tirava 3 e teneva 0. Lei teneva, tirava 3 e teneva 2. E ti guarda giusto solo per un attimo, senza assolutamente inchinarsi come ha fatto con gli altri due. E tu hai visto questa cosa succedere molto spesso quando ti rechi a palazzo da qualcuno, perché tutti pensano che tu sia il servo di uno di loro due. Infatti odio le convenzioni sociali. Uno di loro due o di chi ci sia nel gruppo in quel momento. Anche il clan del drago è qua per porgere i propri saluti al Daimon. Ti guarda un po' dall'alto in basso. Sì, spero che... Faccio un leve inchino e gli faccio sbattere sulla faccia il tatuaggio del drago che ho sulla fronte. Sbam! Infatti all'inizio pensavo era una capocciata. Le campa 2 danni, boom! Meno male che si era detto qui bisogna giocare delicati perché sbattere non è esattamente la cosa. No, lo tiro una testata. Lo provo a dire con etichetta. Beh, questo è per fargli pesare la cosa che mi ha per combattere, non si, è una pippa. È una donna, senza armi, no? Perché è una donna. Ci sono anche i samurai donne. Ci sono un sacco di samurai donne. 10, non ha pesato molto. No. Lei ti guarda e ti dice: spero che il vostro dono sia migliore di quello che state offrendo a me come vista. Ma si fa comunque un passo indietro e ti lascia il passo. Shade has been thrown. Mamma mia. Oh, si sta al fresco sotto quell'ombra. Ha lasciato cadere il microfono. E vedi che si gira e torna a seguire le ragazze che stavano sistemando all'interno della casa, ma tenendovi sempre d'occhio con la coda del Pietro. Dice, se si sta avvicinando sempre più il momento elefanti in una cristalleria. Sì, è assolutamente si quello. Sente sì, lo sento anch'io, lo sento anch'io. Sì. Vada per tutti, Entrate nella seconda parte della casa, del piccolo castello, che è un castello per gli standard di Rokugan, non è un castello medievale europeo, quindi sono giusto 2 piani, però è di pietra e non di legno e carta. Esatto. Le pareti all'interno ovviamente sono lo stesso di legno e carta, e infatti vedete l'ombra di qualcuno nella stanza successiva. Sono entrambi seduti, sono 2 persone, una di fronte all'altra. Sono seduti o più probabilmente inginocchiati per terra. E la voce che sentite di nuovo vi suona molto familiare. Però il vostro cervello si sta rifiutando di processare la cosa. Perciò vi chiederei di fare una prova di awareness pura, secca, con intuizione, secca. Se, meditazione. Oddio, sì, potrebbe andare meditazione, perché ti chiudi nei tuoi pensieri a riflettere su dove hai già sentito questa voce. E meditazione però va sul void. Benissimo. Va bene anche quello. Non mi cambia niente.
Non so niente. Cazzo, che schifo. 21. 8. 8. Andiamo bene. Riconosciamo molto rispetto. Bravi, bravi cortigiani. E io sono ancora ci sono rimasto male perché la rana non ha sentito l'effetto voluto. Non è piaciuta. È impossibile che tu stia sentendo questa voce perché è la voce di Shosuro Yasutaro, che è morto 5 anni fa. È impossibile che tu senta questa voce. Se è effettivamente lui, potrebbe essere un Oni travestito da Yasutaro. E se così fosse, questo posto è in gravissimo pericolo. Non grave, gravissimo. Con la S sibilante. Questo è quanto sai. Sì, però non sono certo di quello. No, da come non sono certo. È una sensazione. Non sei certo viscerale. Al 100%. Te lo senti nelle viscere, sì. Io mi avvicino intanto. Fino ad arrivare di fianco ai tizi e mi inginocchio quanto è appropriato per una persona del genere. Allora, quando ti avvicini, scosti un po' la porta di carta che non era chiusa del tutto, cioè era comunque un invito a entrare nel caso fosse arrivato qualcuno. Tu fai come Homer, passi attraverso la porta di sì, no. Me l'hanno insegnato. E quando apri la porta... No, però lui deve aprirne una, poi deve aprire anche no. L'altra. Esatto, quello sì. Sollevare un attimo e spostarle per entrare. Quando apri la porta, anche tu hai di nuovo una sensazione come quella che ha avuto Renshu poco fa, di qualcosa che ti si contorce nelle viscere, perché davanti a te è evidente che quello sia Yasutaro. Io non faccio una piega e mi avvicino. E vedi che il tizio che è seduto di fronte a questo Yasutaro o questo impostore è un uomo sulla cinquantina abbondante, vestito con i colori del leone. Lui in realtà non è in ginocchio, ma è seduto su una piccola sedia che lo tiene un po' sollevato dal terreno. E di fianco a lui, inginocchiata, c'è una ragazza che avrà 18-20 anni, non di più, e che sta lanciando delle occhiate a Yasutaro molto languide. Ma è senza maschera? È a volto scoperto Yasutaro? In questo momento sì. È senza maschera. Quindi vedete che la maschera è stata appoggiata per terra. E com'è lui? È tipo in ginocchio. È inginocchiato tranquillo. Sui piedi. Sì, è inginocchiato tranquillo come una conversazione con qualcuno a cui vuoi prestare rispetto. Io mi metto di fianco a lui e mi siedo senza degnarlo di uno sguardo, guardando il daimyo. E faccio un cenno. Ci si abbassa a toccare la fronte? Sì, perché devi stare. Sì, fronte a terra. Quindi faccio fronte a. Mi tolgo il cappello, chiaramente. La maschera la tengo, però. Mm-hmm. Fronte a terra, mi alzo. Il daimyo vi guarda mentre entrate, vede che tu ti inchini. Stessa con cosa. La coda dell'occhio guardo il tizio di fianco a me e provo a capire se mi sembra veramente lui. Io metto Yasutaro in mezzo tra me e lui, cioè io mi vado a inchinare alla dall'altra. Se lui è a sinistra, okay, io sono destra, a sinistra. Ok, io sono a destra. E tra l'altro tu vedi di fianco a me che ci sono tipo dei piccoli pezzettini di roccia che mi sto portando dietro che stanno lievemente sobbalzando ai miei piedi e capisci che in questo momento potrei esplodere. Bene. Siamo oltre la cristalleria. Io faccio lo stesso saluto di riverenza ma dietro a loro, perché loro immagino abbiano più importanza del saluto rispetto a me. Sei pur sempre un monaco di etichetta, giusto? Esatto. Come si chiama così la famiglia qua? La famiglia del posto Matsu. È la famiglia Matsu. Che brutta via ho scelto. Matsu dono giusto per quelli. Sì. Matsudono, questo guerriero è venuto a portarvi omaggio. No, non posso accettare un dono da un nobile guerriero della volpe. Sarebbe chiedere troppo a un leone di accettare un così bel regalo. Ancora non l'ha neanche tirato sì. Fuori. No, questo dono... come si chiama? Matsu? Matsu. Matsudono... Questo dono, Mazzodono è stato... Mazzodono, questo dono. Vi porto questo. Non è un dono solo da parte mia. Questa pietra
e la tiro fuori perché è un pezzo di roccia. È stata più tempo nel Chikushudo che nel Ningendon. Che nel Ningendon. Insisto. A maggior ragione, se è una pietra così importante, non posso chiedere al vostro clan di separarvene con così tanta leggerezza. Gli spiriti vogliono che sia così. Prego di accettare il dono di questo guerriero. Non vorrei far arrabbiare nessuno spirito. Il vostro dono è accettato. Seguendo la classica tutta l'etichetta della cosa. E rimango lì in attesa che mi dia la parola, perché però si vede che sto cercando di fargli una domanda. Ok. Fai un'altra prova di... C'ho cortigiano etichetta, se serve. No, volevi vedere se lui era veramente Yasotaro. Quindi fai una prova di... Sapienza magica? No. Per guardare se c'è qualcosa di magico, mi interessa. Perché se è uno che ci assomiglia non me ne frega niente. Ah, provare a capire se c'è qualcosa di magico. Allora, allora sì, fai una prova di sapienza magica. Che sei willpower? Io non l'ho segnato. La sapienza magica è su intelligenza. La sapienza magica non lo so. Sì, sì, spellcraft è su intelligenza. No. Ok. Quello è un 10. Sì. Quello è un 1. Ok, 2, 3, quindi 23. No, non senti... quello che ti aspetteresti potrebbe essere o qualche spirito dell'aria che cambia, o un trickster tipo K, o qualche, qualcosa del genere. Esatto, qualche volpe o qualche tanuki che si è tramutato in qualcuno, ma non senti provenire nulla da questa persona. Okay. E allora aspetto e tiro giù su un'occhiata a Aida. Vedi che il daimyo si gira verso di te. Matsudono, con questa rana porgo gli omaggi del clan del granchio, simbolo di fertilità e di resistenza. Mi trovo costretto a rifiutare un dono. Vedi, però mi dà il tempo di fumare una sigaretta. Peccato che non sei un samurai, perché se tu eri un samurai e c'era anche Manto, tutta la puntata di oggi era noi che cercavamo di dargli un dono e lui che lo rifiutava due volte per poi accettarlo. Devo rifiutare un dono che un uomo della vostra stazza sia riuscito a mantenere con così tanta cura nonostante le piccole dimensioni del regalo. Questo dono deve essere accettato, mio signore Matsudono, perché rappresenta il segnale di come il granchio è felice delle vostre fortune. Se il granchio è effettivamente felice delle mie fortune, allora spero che scelga di tenere questa rana in custodia per noi, per mantenerla viva il più a lungo possibile. Questa rana è un servitore, Matsudono, un servitore per voi, che vi indicherà in quale direzione portare il clan del leone alla massima prosperità. E allora, se deve indicarci la strada, che la indichi direttamente mia figlia. E allunga una mano verso la figlia come per dirle di avvicinarsi a prendere il dono dalle tue mani. Io porgo le mani più verso la... allungando e basta. Fammi un tiro di etichetta, perché questa cosa che lui abbia detto alla figlia di avvicinarsi è un po' strana. Non è usualissima. È un 10? No, ah, è comunque uno. Per l'onore del master. Wow, 7. L'onore del master non ho mentito, ho solo dilungato la verità, perché quella pietra era con me tutto il viaggio che ho fatto io nel mondo degli spiriti. Ma tanto non è importante se fosse vero o meno. Esatto. 8. Bella balla proprio a cazzo. Ma non sei super cazzo. Avevo la testa verso il basso. Non no, vabbè, la ragazza prende la rana dalla tua mano. Posso provare a capire io? Da cortigiano, sì, da etichetta? Sì. Più cortigiano o etichetta? È più una cosa di etichetta. Che abbiamo detto awareness o intelligenza? L'etichetta è di intelligenza. Siamo a scriverlo. No, l'etichetta è awareness. L'etichetta è awareness? Sì. È awareness. Mi dicono dalla regia. Quindi, ok. 12. Non è usuale che sia
Ma non è rispettoso, tipo rinunciare al rifiuto? No, non è come rinunciare al dono. Ti rendi conto che il dono è stato accettato nonostante non sia stato apprezzatissimo. Che finirà dove è finita la mia pietra, però la mia supercazzola forse... Tutti e due nello stagno. La cosa che si sia avvicinata alla ragazza è ancora più strano, perché sai che questa ragazza è promessa sposa a qualcuno, quindi ti sembra strano quello, più che il fatto che sia stato qualcun altro a prendere il dono, che sì, è evidentemente stato perché il dono è stato accettato per rispetto verso un granchio, dato che i leoni hanno spesso rispetto verso chi li difende il resto dell'impero da sud. Però è stato un accettarlo forzatamente perché è un granchio, non posso farne a meno. Matsudono, questo guerriero vorrebbe sapere con chi ha l'onore di trovarsi di fianco, guardando il tizio. Anzi, non guardo il tizio, continuo a guardare il Dive. Sì, immagino che delle presentazioni siano duopo. Dopotutto è lui che mi ha chiesto di inviare una tavoletta a tutti voi, e guarda anche Renshu. Quello che è seduto tra voi è Shosuro Umon, il fratello di Shosuro Yasotaro. Non avevate mai sentito parlare di un fratello gemello? Shosuro Umon. Il promesso sposo della mia adorata Mayumi. Kitsune... Che inchina la testa quando viene detto suo nome. Kitsune aveva notato una somiglianza con qualcuno che conosceva. La ringrazio di aver risposto alla domanda di questo guerriero. E Umon, sempre rimanendo rispettosamente a guardare il daimyo, inizia a dirvi: mi dispiace di avervi attirato qui quasi con l'inganno. Purtroppo immagino che me lo possiate perdonare, date le mie origini. Non sapevo come altro convincere voi a partecipare a questo matrimonio. Nessuno di voi sapeva probabilmente che io esistevo, e nessuno di voi conosceva la nobile Mayumi. Dunque ho dovuto escogitare un modo per richiamare la vostra attenzione. Mi dispiace molto se questo vi ha creato delle aspettative o vi ha illuso. Shosuro? Shosuro è la famiglia. Ok, sì. Umon è il nome. Sì, esatto. Shosuro-san. Si dice qualcuno della fine. Shosuro-san, bisogna solcare il mare all'insaputa del cielo. E continua a guardare il naso. Che in quel momento si alza dalla sedia e vi dice: ora che siete quasi tutti qui, credo che sia il momento almeno di riempirci un po' lo stomaco. Dopotutto il sole è già alto da parecchie ore e io sono stato seduto su questa sedia per troppo tempo. Vi invito quindi a essere miei ospiti per questo pranzo. Si alza, Mayumi si alza, non ha ancora detto una parola. Dopo che loro due si sono alzati e hanno iniziato a uscire dalla stanza, si alza anche Umon per primo e li segue. Io mi alzo e guardo quel tizio che si è levato, tutto fisso. Io mi alzo e li seguo, anche se in cuor mio maledico il fatto che si debba mangiare qui, perché io preferisco notoriamente osterie. La cucina tipica. Esatto. La parolaccia. Esatto, perché qui saranno cavoli con l'etichetta anche a tavola. Quindi, sì. Ecco, appunto. Lo seguite, passate nel giardino interno della casa del daimyo, che essendo il giardino del daimyo è particolarmente grosso rispetto alla casa stessa. C'è all'interno anche uno stagno con le carpe, c'è il tipico bastoncino di bambù con la fontanella che fa poc, e che tiene un po' il tempo nella casa. Attraversate il giardino per arrivare nella parte abitata del palazzo.
dove vedete che è stato già predisposto un tavolo con voi siete in 3, 6, 7 posti, 8 posti, scusate. Io prima di arrivare lì, quando siamo più o meno nel giardino, mi arretro un secondo perché sono andato dopo di lui, e quando non c'è nessuno provo a vedere com'è la situazione spiriti qui, provando a percepirli. Ok, allora fai un tiro di sense, che è un incantesimo base che tutti gli shugenja uso hanno. Uno di quelli gratis del vuoto. Così, subito. Va è bene. Lo slot per usare sì. L'incantesimo. Sì. Va bene. Roberto vuole essere completamente corrotto entro la fine. No, non è questione di corrompere. È che ho usato uno slot di incantesimo. Ah, okay. Lo slot di incantesimo del vuoto va bene per lanciare qualunque tipo di incantesimo. Ah, ok. Se no, dovresti usare quelli della terra, quelli del fuoco, quelli dell'aria. Okay. Il che vuol dire che lo stai lanciando con il vuoto perché stai cercando di percepire un qualunque spirito, sì. Non uno spirito. Voglio vedere particolare. Qualcosa in generico per vedere com'è la situazione. Ok, qui. Allora chiaro, perfetto. Chiaro. Quindi è allora. Comunque è un generico e quindi cosa tiri sul generico? Tiri l'anello del vuoto come anello quando allora, usi il vuoto. Scusa, vediamo che siamo nuovi. Ci passi? Tu dovresti tirare il Ring Mastery, ti dice tutti, quindi in teoria lo dovresti lanciare a seconda del tipo di spiriti che vuoi percepire con quell'anello. Dato che tu stai cercando di percepirli tutti, userai il vuoto. Quindi tiro 2 più 1 del rank 3 e tieni 2 più questa è terra, quindi non conta. Ok, non puoi percepire gli spiriti malvagi con questo incantesimo, eh? Non lo so. Okay. Quindi tuo nonno sì. 11 però non so qual è la difficoltà di quello base. La difficoltà del è di rank 1 sostanzialmente, quindi è 10. Ok, ce la fai. E tu sei abituato a lanciare questi incantesimi nelle terre della volpe, che sono molto più agricole e meno abitate di quanto non lo siano i terreni più pescicole. Esatto. Gli incantesimi qua nei 5 anelli, è stile D&D che deve fare. Sono comunque delle preghiere. Quindi, devo pregare gli spiriti. Si sente. Per quello aspetto che non c'era nessuno. Ok. E per come funzionano gli incantesimi, oltretutto non sono solo delle cose arcane che dici, sono appunto preghiere agli spiriti per entrare in contatto con qualcuno di particolare. Sì, dico tipo se il cibo asciutto si spalanchi davanti a me. Senti che nonostante a questo tu abbia già avuto modo di lanciare incantesimi simili in centri abitati, dove è più difficile a volte riuscire a entrare in contatto con alcuni tipi di spiriti, in questo specifico luogo, che ti sembra proprio questo palazzo, gli spiriti sono molto ben disposti nei tuoi confronti, e senti infatti che alcuni spiriti, tipo di piccoli insetti, ti stanno strusciando intorno. Lo stagno pure ha uno spirito, che è una cosa abbastanza strana perché in genere sono i fiumi, comunque degli specchi d'acqua un po' più importanti che ti permettono di percepire gli elementi che ci sono. Non senti spiriti del fuoco? Ok. E anche nelle torce o nelle No. Senti un sacco di... appunto c'è uno spirito dell'acqua nello stagno che è abbastanza potente come spirito, e più che altro tantissimi piccoli spiriti del Chikushudo che sono stranamente all'interno di un palazzo, all'interno di una città. Però è un buon segno. Io mi avvicino allo stagno e mi metto in meditazione davanti allo stagno per 10 minuti. Ok. Non nessuno ti dice nulla, anche perché mi serve, perché poi io posso vedere in questo posto.
Nessuno ti dice nulla, anche non perché appunto è normale che un samurai si metta in meditazione prima per purificarsi, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi posso dire che ho passato 10 minuti qui. Ok. Domanda, ma c'è una sedia anche per me al tavolo? Non ci sono sedie. Vabbè, nel senso, è stato... Ci sono 8 posti intorno al tavolo. Al momento vedi che il daimyo si è seduto ovviamente a capotavola. Di fianco a lui si è seduta la figlia. All'altro lato rispetto alla figlia c'è un posto dove è evidente che tu non ti debba sedere, perché sono più vicini mentre tutti gli altri sono un po' più lontani. Sì, io prendo un caso l'ultimo fondo, l'angolino a sinistra. Però questi tre sono proprio vicini tra loro, mentre tutti gli altri sono vicini tra loro e sono due gruppi separati di posti. E Shosuro Umon aggira il tavolo per sedersi nel primo posto di fronte alla figlia del daimyo. Che Tichetta, io dovrei stare in fondo a sinistra, mi hanno detto. Sì, lato, in fondo dall'altra. Però un tavolo in teoria un posto mi è riservato. Sì, vedi che quando ti avvicini al tavolo... No, in caso io non mi avvicino, etichetta apposta, in caso faccio un tiro di etichetta. Non ci sono dei nomi sui no, posti. No, ma per sapere se uno della classe del monaco... Ha detto prima il daimyo, prima quando ha detto che ha mandato delle tavolette, cioè, no, che certo. Mi ha chiamato, l'ha detto anche guardando te, quindi stai facendo un errore a sederti al tavolo. Non stai facendo un errore nemmeno a sederti nel posto più lontano, sai, per questo. Io mi siedo invece nel posto in cucina più vicino al daimyo, al limite dell'esagerato. Ok, ti siedi praticamente di fianco alla figlia del daimyo. Mi tolgo la maschera. Ok. In realtà mi tolgo la maschera e tipo è appoggiata su un lato. Kaku. E sono della maschera sotto delle pitture. Essendo sprovvisto di armi, mi guardo intorno mentre facciamo il passaggio dalla sala dove siamo stati ricevuti alla sala del banchetto e controllo il livello delle guardie. Ok, fai un tiro di battaglia se ce l'hai. No. O di... Beh, puoi fare anche un tiro di kenjutsu. Ok. Per capire perlomeno se sono dei guerrieri dotati con tecniche di spada. Anche sapere quali sono le tecniche tipiche del clan del leone. Ecco. Allora, tengo il 9, esplodo il 10, quindi 19 più 8, 27. Ok. Come ti avevo detto, il pull giusto è il doppio della legge. Difesa cos'è, su che cos'è? Difesa è robustezza. Difesa su riflessi. Ma in questo caso cosa vuol dire difesa, essendo un'abilità? Difesa è l'abilità che ti permette, che può essere aggiunta alla difesa. Ah, ok. Per aumentare la propria classe armatura, che non è proprio okay. Quindi non è solo un'abilità, ma serve per capire la tua strategia di difesa. No, anche, ma non solo. Ci sono delle stance che quando inizia il combattimento puoi decidere se entrare in difesa, in attacco e usi quelle abilità che è battaglia, cioè fa conto che in difesa totale ti tiri la difesa con i riflessi e tieni tanto quanto i riflessi. Quindi okay. Come se tirassi per aumentarti l'armatura e dividi per due, quello è una cosa un po' complicata. Allora, quello che vedi è che non ci sono tantissime guardie. Lo sai per due motivi che ci sarebbero state poche guardie. Uno, perché i leoni sono molto fieri di loro stessi e molto sicuri di loro stessi. Quindi tendono a non essere in tanti, ma quelli che ci sono quelli che si sono fatti il culo veramente tanto. Okay. E sono in genere molto bravi. Questo ogni tanto è un po' eccessivo da parte loro, perché sì, bravi, però ogni tanto anche... Però il numero sconfigge. Esatto. E io penso alle orde delle Terre dell'Ombra. Esatto. E infatti voi siete in tanti e bravi, non in pochi e bravi. Quello che noti è che le guardie che ci sono all'interno della casa non sono in armatura, però tutti hanno già la mano sull'elsa della spada, pronti a sguainarla nel quindi caso. Sono a sinistra o a destra? La spada loro la tengono a sinistra. Ah, quindi hanno tutte e due? Sì, sì. Beh, okay. Le guardie sì,
Le guardie possono tenere le armi all'interno della, della casa. Io sono però pensavo che fossero comunque solo Wagezashi. No, no. Le guardie senza armi, che cazzo sei? Sono, per, le guardie... sono permanentemente in allerta, quindi. Tu andassi magari da un daimyo del drago, è magari anche facile trovare delle guardie che non hanno le armi, hanno solo il wakizashi. I leoni che sono super marziali, proprio marziali nel senso... Ok, però è una legione di guerrieri. Però è più una cosa appunto di apparenza, considerando che se uno è già dentro può bucare i muri di carta e arriva dall'altra parte. Non è che contano principalmente solo su quella difesa se dovessero venire attaccati. Se visto che hanno poche guardie. Beh, hanno le mura, e senza armatura. Hanno le mura e da fuori. Hanno le mura e hanno le guardie che si ritengono molto brave. Non sai quanto questo sia effettivamente vero o no. Okay. Che perché non avendo avuto voi un leone nel gruppo, non hai mai avuto modo di vedere effettivamente in prima persona quanto bravi sono i guerrieri del se leone. Se è eccesso di autostima o reale bravura. I racconti vogliono che l'imperatore li abbia scelti come loro, come suo braccio destro, proprio perché sono i più bravi in combattimento. Che ne dicano i granchi. Quindi sì, le guardie non sono tantissime, però vedi che sono molto attente e le armi dei leoni sono anche risaputamente molto affilate. Io, dopo mi siedo perché arrivo un po' dopo. Matsudono, Kitsune chiede perdono per il ritardo, ma non poteva questo guerriero non fermarsi dinanzi al grande spirito che risiede nella vostra casa. Io stesso in effetti non posso esimermi dal fermarmi a guardare lo stagno in meditazione ogni volta che attraverso il giardino. Quindi siate il benvenuto a meditare sulle sponde del mio stagno quando volete. È un onore, questo guerriero lo considera un grande onore. E spero anche che accettiate allo stesso modo questo sake che abbiamo prodotto qui, a Kumabuchi. E di fianco a voi compare praticamente dal nulla una tizia in kimono che vi versa del sake a tutti. Era sotto la tavola. Esatto. Matsudono, questo guerriero ha molte domande. Spero che io abbia tutte le risposte. E spero anche che siano delle domande felici. Dopotutto questa è un'occasione lieta, non vorremmo appesantire i cieli con spiriti non voluti. Certamente. Questo guerriero conosce molto bene gli spiriti. Così mi è stato detto. Kitsune vorrebbe sapere perché il nobile Shosuro-san ha deciso di invitarci, non abbiamo mai conosciuto questo onorevole guerriero, questo forse è un peccato, ma Kitsune non ha mai avuto questo piacere e non capisce, quindi è un po' perplesso da questa convocazione. Il daimyo prende la parola prima che possa farlo Shosuro. Sì, beh, io ho rivolto la cosa al daimyo ma guardavo Shosuro. Perdonate forse una pecca di arroganza del buon Shosuro-san. Il buon Shosuro è il promesso sposo della mia Mayumi, quindi ci teneva che quella che è stata per molto tempo la famiglia di suo fratello presenziasse al suo matrimonio. E butta giù un bicchiere di sake. In un'occasione così lieta non sarebbe il caso di parlare con Shosuro della morte del fratello. Non, magari in privato, non con così lui. Pubblico, okay. In quindi privato. Io non dico nient'altro. In privato con Shosuro sì, probabilmente anzi se lo aspetta pure. Io però, visto che non sono ancora convinto che in realtà lui non sia un Oni e questa non sia tutta una cosa, faccio prima un sorsino del sake e senza farmi troppo notare lo assaggio bene. Cosa vuol dire lo assaggio? Cioè che tipo bene. Faccio proprio tipo lo passo su tutta la lingua in bocca per sentire se ci può essere qualcosa. So che è una delle cose più disonorevoli del mondo avvelenare la gente che hai invitato, ma se c'è un Oni di mezzo l'onore non conta un cazzo. Ok. Fai un medicina? Tiro di medicina, sì. Per capire medicina se è avvelenato. Intelligenza. Che almeno si compila. C'è anche lo spazio per scrivere quanto è il tiro, eh.
Ho la proficiency in erbalismo. Ok, se tiri un 1 o un 2... Ed è qualcosa di erbe, c'è... Cioè, esatto. Mai tirato un 10 o un 10? Quindi 20... 20... 18... 28... 27... Quindi lo tengo 3... Allora sì. Ho fatto 20 più tengo il 7... No, hai fatto 7. 28... 28 più 7, 35. Ah, 35. Ma non ne posso tenere sempre due? Questi ma sono due. Quelli sono esplosi. Sono gli esplosi, li ritiri e li sommi. Ah, pensavo che esplodessero e ti aumentassero solo quelli che tiri, no. Però te ne devi tenere sempre due. No. Allora è infinito. 35. Tipo, anche da dove viene questo sacchetto? Hai fatto un'analisi chimica. La spettrografia. Allora, effettivamente è un sacchè molto buono e è difficile... Ti rendi conto che probabilmente è stato fatto apposta del clan del leone con del riso lavorato in maniera tale che il suo sapore sia talmente delicato che avvelenarlo sia estremamente difficile. Quindi a prova di avvelenamento? Sì, è uno di quei sake che probabilmente costano 50 koku la bottiglia. Allora gli faccio i complimenti decantando la gloria di questo sake e della sua... Ti rendi conto che è stato messo in tavola solo perché questa settimana è il matrimonio della figlia, se no questo sarebbe rimasto qui fino alla nascita del nuovo imperatore. Ok, allora faccio quello che farebbe Etichetta e Cortigiano per fargli un tessere un po' di lodi. Iniziano a portarvi ovviamente delle ciotole di riso bianco e svariati piatti che vengono messi al centro della tavola. Vedete che comunque per quanto il sake sia buono e a prova di veleno, vengono portati due piatti di ciascuna cosa. Uno per il daimyo e la sua famiglia, e vedi che a un certo punto arriva anche la donna che avete visto all'ingresso, che si siede di fianco al daimyo. Okay. Quella a cui gli stavi dando una rana in mano. E a cui lui stava dando una testata in faccia. Dai! Gli metto la testa qui per fargli vedere il tatuaggio. Esatto. Era molto soft. Era molto aggressiva. Uno con un tatuaggio di un drago che ti mette la testa così come per dire ti devi inchinare, ci mancava solo che urlassi fusero da ed eravamo a posto. Lo posso fare al quarto livello. Oddio. Tan tan tan, ma fusero da verrà sostituito da The Septive Crucifix. Eccolo. E poi viene portato un piatto di altra roba più grosso da dividere tra di voi. È tutto buono, molto buono, nonostante sia cucina di palazzo. Ti rendi conto che il daimyo è uno a cui piace mangiare bene. Infatti anche tu ti trovi soddisfatto. Non c'è solo la zuppa di miso, che è buona per carità, però manca di qualche. No, ci sono dei piatti un po' più poveri, quindi il vitello saltato con lo zenzero, cose di quel genere. Io ti farò un bel po' di domande, Claudio. Dai. Scusa, ma mi piace molto l'ambientazione. L'etichetta è l'etichetta quella dei rapporti da persone, o c'è anche un'etichetta a tavola come la intendiamo noi? Tipo, beh, quasi sono le bacchette al massimo, però tipo con la mano giusta il bicchiere lo devi bere, o quello lì non se ne fottono un po'? No, ovviamente c'è anche tutta questa questione, per cui le cose base che sicuramente sapete tutti e che lui fa particolarmente fatica a seguire sono che è necessario lasciare un po' di cibo nel piatto alla fine del pranzo, perché vuol dire che hai mangiato abbastanza, così tanto da essere pieno e non poter finire il tuo pasto. Ok, allora se c'è questo io lo lascio. Io lo lascio perché in realtà volevo lasciarlo un po' sul tavolo, ma non è carino, credo. Però lo lascio nel piatto, ma lo divido in due quello che lascio. Uno un po' a sinistra e uno un po' a destra. Le altre cose base che sapete sicuramente... Un po' per gli spiriti e un po' Io sono guidato da Renshu. Esatto. Cioè, io mangerei tutto, ma lui a un certo punto da sotto mi tira un colpo di gamba per farmi notare che devo lasciare. Che tra l'altro è estremamente difficile inginocchiati tirare un colpo di gamba senza farsi vedere. Giunta atletica. È vero, Monaco. Le altre cose base sono: non si tocca il cibo con le mani perché è impuro. Chiaro. Non si condivide il cibo nemmeno passandoselo tra bacchette. Un po' il contrario dell'olio che nit. Esattamente il contrario. Esatto. Anzi, vabbè, in realtà nell'olio che nit non potresti condividerlo. Poi lo fai lo stesso, ma non potresti. Sì, solo che qua rischi che il... Ti decapitano, e mentre lì rischi che al massimo che ti cacciano e ti fanno pagare il piatto in più. E
Se non avete altro, il pranzo passa tranquillo, è appunto tutto molto buono e abbastanza non da soddisfare la fame di Ida, ma però quasi. Se gli altri sono in un certo momento in conversazione tra di loro, io vorrei fare una conversazione con ma io, io faccio lo stesso ringraziamento comunque, perché come lui ha apprezzato il sake, io sicuramente ho apprezzato il cibo, quindi ringrazio il daimyo per il mega pasto. Una prova di etichetta per vedere quanto. Lui per cosa gli ha dato il calcio sotto il tavolo? Per evitare che io mi finissi tutti i piatti, cioè mi spazzolassi tutto. A me mi viene in mente adesso bello, lo finisci. A me mi viene in mente adesso. Sono pronto per fermarti, guardo il piatto, guardo lui e gli faccio un cenno con la testa. Perché so che per forza lui l'ha fermato. Ok, quindi etichetta, eh? Etichetta è su awareness. Ok, quindi sono 3, tengo 2. 14. Ok, sì, riesci a mostrare il tuo rispetto. Cavo, esatto. Arrivo sudando un po', però ce la fai. Non fai il ruttino di fine pranzo. Sudando soprattutto loro. Esatto. L'ultima cosa che voglio fare durante il pranzo è, usando sincerità, far ammettere a Shosuro-san che quello che ha fatto è una lieve violazione del Bushido. Perché ci ha tirato qui con l'inganno. Ok, fai un tiro di sincerità. Ah, così proprio a tavola lo smerdi di fronte alla futura moglie. Bene. Benissimo. Sincerità è farlo in maniera onorevole, però, ah, no? Certo, la differenza di... È vero, è proprio sì, questa posta. Sincerità è per questa posta per fare figlio di puttana. Va bene. Su che cos'è sincerità? Awareness. Se devo alzarlo c'è un sacco di roba su awareness. Sì. Peccato. Tu hai pensato bene litigare con l'aria. Però lì c'è un 10. Che cazzo, vabbè, mamma. Quindi 22. Ma culo. 10 non lo ritiri. Ah, l'ho ritirato, sì. Ne ha tirato almeno uno. 22. Per ogni tiro. Tranne un 8. È Roberto, scusa. Hai detto 10. O tiro un milione nelle prove di investigare inutili, oppure tiro altro. Ultime parole famose. Non è neanche troppo difficile far ammettere a Shosuro che siete stati tirati con l'inganno. E infatti a un certo punto, quando siete ormai entrati nell'argomento da qualche minuto e tu gli stai girando intorno cercando di tirare fuori la cosa in modo che sia lui a dirlo, con un secondo c'è il jingle di Law and Order, tipo quando fa il cambio di scena. Lui vi dice: voglio essere più sincero di quanto non sia stato mio fratello con voi. Il modo in cui vi ho attirato qua è forse stato disonorevole, ma è stato l'unico modo che ho trovato per convincere non solo voi, ma anche Kakita-san a partecipare a questo matrimonio. Kakita-san, eh? Era quello della gru che ha ucciso suo fratello. Ok. Non avrei potuto invitarlo io di persona, non sarebbe mai venuto a questo matrimonio. Shosuro-san, perdonate questo guerriero, ma credo che nessuno di noi tre avrebbe rifiutato l'invito. Ma non potevo nemmeno... Dall'onorevole fratello di un nostro compagno. Non potevo nemmeno permettermi il lusso di rischiare che uno di voi spiegasse a Kakita la situazione. Si sarebbe rifiutato sicuramente. Questo è qualcosa che dovrete vedere voi e lui. Lasciando sempre l'antichetta che questo forse è ancora più disonorevole. Però... Purtroppo sai anche una cosa. Gli scorpioni l'onore... Battono il cazzo. Non è che se ne battono della sincerità il cazzo. Se ne sta... No, in realtà scusa, la sincerità è quello più importante, ma se ne fottono di tutto il resto. Esatto. No? È un rapporto molto strano quello quindi che hanno gli scorpioni. Lui. Sì. È un rapporto molto strano che hanno gli scorpioni con il Bushido e il senso del dovere. Mm-hmm. Quindi, sì, probabilmente per chiunque altro sarebbe estremamente disonorevole. Per lui è solo il modo in cui gli scorpioni fanno le cose. Sa che a voi può dare fastidio e chi se ne frega, sono fatti vostri. Finito il modo di prendere a fuoco il letto. Finito il pasto, il daimyo si alza. Anche sua moglie e sua figlia si alzano, si inchinano e escono ci dalla stanza. Ci si alza e saluta o si rimane seduti? Ci si alza e si saluta. Mi alzo e saluto.
E vi lasciano all'interno della stanza, liberi di fare quello che volete. Tra di noi o c'è anche Shosuro? C'è anche Shosuro. Loro sono andati proprio nelle stanze della famiglia, dove si entra solo se sei già della famiglia. Beh, io ho parlato con lui fino adesso, quindi lascerò parlare loro se vogliono dire qualcosa, se no sto zitto fino a che non andiamo a riposare. Ci danno delle stanze, immagino. Sì, sì, avete tutti una stanza all'interno del palazzo, ovviamente nella... Però non so se loro vogliono chiedere qualcosa, e in più vorrei anche aspettare prima di andare a dormire che se ne vada Shosuro per rimanere con loro e basta. Se loro non vogliono dire nulla a Shosuro... Al momento no, perché lui gli ha tirato fuori tutto quello. Shosuro fa... Chiacchieriamo un po' del più e del meno. Sì, vi racconta di quanto sia stato triste sapere della morte di suo fratello... E di quanto sia stata l'unica luce che l'ha portato fuori dal tunnel in cui era entrato, aver conosciuto Mayumi. Ha scoperto qualcosa riguardo che non sappiamo della morte del fratello? Se questo lo vuoi scoprire, dovrai parlare più approfonditamente con lui, perché se parli del più e del meno non ne parla certamente. No, parlo del più e del meno, e poi mentre stiamo parlando del più e del meno lui parla quanto è stato difficile col fratello. Frecciatine. Vado cercando di allora portare la discussione. E allora fai un tiro di sincerità. Cazzo, devo mettermi 40 in aria. 14. Sì. Vedi che lui gira molto intorno alla questione senza darti mai una risposta diretta alle domande e che non gli mi fa capire assolutamente del fratello, nulla. No. Nulla di più di quello che sappiamo noi. Però neanche nulla di meno. Neanche nulla di meno. Ti rendi anche conto che lui è uno molto abituato, essendo uno scorpione, a girare intorno alle cose. Gli lancio una palla di fuoco. Brucio la casa del daimyo. No, gli lancio una palla di fuoco, poi mi riprendo e non, in realtà non ho evocato lo spirito, però me lo sono immaginato. Se nessun altro vuole chiedergli quanto è uguale al fratello? Specifico. Molto uguale. C'è però quella minima differenza che si può notare il fatto che noi conoscevamo bene il fratello? Sì. O è sputato? No, non è così tanto sputato. Si vede che è un'altra persona. Quindi potrebbe non essere un Oni. Io vorrei girare l'argomento, sempre però per fargli dire qualcosa in più. Lo dico... Tu inizia a dirlo. Non interpretando perché le parole sono un po' difficili. cercando di capire se quello che è successo ha ripercussioni su di lui, ed essendo il fratello un nostro compagno, abbiamo comunque un voto verso di lui di proteggerlo in quanto è stato il nostro compagno, e vorremmo sapere di più se lui si può dirci qualcosa. Ok, fai una prova anche tu di sincerità, dato che non gli vuoi tirare fuori proprio delle cose dirette sull'omicidio del fratello. No, perché non voglio ferire i suoi sentimenti. No, è leggermente più facile per te, invece che 20 sarà 15. Io tiro 6 però. Meglio per te. l'1 però lo posso ritirare? Ecco, onestà. No, quello è un 4. 7, meglio. Ne tieni 3. Ne tengo 3. Ho 3 in aria. 14, 9, 23. Anche lui inizia a girarci un po' intorno perché non vuole darvi nessuna risposta diretta. Però ti rendi conto che si sente abbastanza tranquillo quando inizia a chiedergli di quali sono state le ripercussioni della morte di suo fratello. E ti dice... Io non ce l'ho assolutamente con Kakita, e ciò che è successo tra di loro è stato un fatto puramente personale. Sono sicuro che anche Kakita non ce l'abbia personalmente con me. Ma, d'altro canto, ero altrettanto sicuro che non avrebbe avuto voglia di avere a che fare con la nostra famiglia direttamente un'altra volta. Guarda, la mia vita non è in pericolo. La vita di uno scorpione difficilmente è in pericolo, soprattutto da parte di una gru. I nostri pungiglioni sono molto più lunghi di quanto non siano le loro zampe. Gru o cicogna? Gru. Ho detto cicogna nella puntata zero perché continuavo a sbagliarmi. No, ma okay, è la gru. Ok. Conosco la bravura della vostra famiglia, del vostro clan. Ma avete detto un'altra volta? Come mai parlato di un'altra volta che si è intromesso nei vostri affari? Beh,
quello che è successo tra mio fratello e Kakita è sicuramente stata un'intromissione, direi. Quindi è stata solo la prima? Perché avete detto un'altra volta o ho capito male io? Mi ha fatto desumere due volte la intromissione di Kakita. No, mi sono semplicemente... La gru spesso vola dove non dovrebbe. Questo è assolutamente vero, purtroppo. Credo che voi abbiate frainteso le mie parole. Vi chiedo perdono. Non c'è nessun problema. Quello che intendevo dire è che difficilmente Kakita avrà di nuovo a che fare con me, intendo con la nostra famiglia, dopo aver già avuto a che fare con la morte di mio fratello. Comprendo i vostri sentimenti. Ora, se non avete altre domande... Immagino che abbiate delle cose da fare. Preparativi devono essere fatti. Il guerriero non la tratterrà oltre. I preparativi per il mio matrimonio devono essere ancora completati. Spero di vedervi a questa... Abbiamo intorno serve e servette che ci portano cose? Beh sì, quelle che vi hanno portato da mangiare e da bere sono ancora lì in attesa di sapere se possono andarsene o no. Ma mentre se ne sta andando io gli tiro un'altra frecciatina parlando con Lela. E dico, è raro che un leone porti in groppa uno scorpione. Naturalmente se ne sta uscendo. E lui si ferma sulla porta mentre l'ha già aperta, ha già fatto un passo fuori e ti dice, delle volte è lo scorpione che porta sulle spalle il leone. E chiude la porta. Io guardo. Spero che Shosuro stia attento agli artigli. Guardo Kitsune e gli dico: è per questo che ho regalato al leone una rana. La rana è lo scorpione. Tada! E faccio il gold clap, no? Faccio. E stavolta siamo tra noi, quindi lo chiamo. Come ti chiamiamo il nome? Xiang? Kaku. Kaku. Xiang è lui. Xiang giusto, lui. Xiang è lui. Ciao. Kaku, questo guerriero è impressionato dall'evoluzione che hai avuto nell'arte della sottigliezza. Complimenti. Brindiamo! E butto giù il 49esimo bicchiere di sake. Adesso lievemente un po' di sake. E fate una prova di stamina. Allora, a questo punto. Due, io non bevo. No, io ne ho bevuti tipo 4-5. No, allora tu no. Luisa ha finito 3 bottiglie. Io ho bevuto per rispetto al tavolo. 8. Lui ha costato lo stipendio di 15 Leone. Contadini per un anno. Gli faccio notare che andrebbe sorseggiato questo tipo di sake, ma... dopo vedo che ma le sue labbra il doppio sono... sciottino tipo alla no, collegiale in spring break. Io penso che abbiano portato via quello pregiato e ci abbiano portato quando è andato via il Dynasty. Sì, okay. Esatto. Room e pera, room e room. Esatto. E inizia a essere brillo. Ok. Non sei ancora ubriaco perché sei un uomo di 2,5 metri quasi. Cosa pensate di questa cosa? Intanto mi sono seduto in un angolo, posa in meditazione. Occhio Claudio, che ti è finito anche nel sottocosta della copertina. Sotto. È alquanto strana questa situazione. Siang, per una volta che puoi sederti insieme ai tuoi superiori, perché non ti siedi con noi, tu sai che io ti prendo per il culo per la cosa, però ti rispetto tantissimo. Però te la faccio pesare sempre ogni volta che... No, okay. Da anni che ci conosciamo. Ok, dimmelo perché... Che di rango sei inferiore. E ti da, poi la puoi prendere come ti pare, però lo faccio da anni. E un po' meno in pubblico. No, vabbè. Fra di noi è presa come deve essere presa. Ti ringrazio, amico mio, ma... Penso che andrò un attimo a meditare in questo bellissimo giardino per riflettere su questo. Ti consiglio il lago. Questo guerriero ti consiglia il lago. Il figlio deve entrare. Penso di farcela prima di Manto a entrare nella cosa. Ti sto dicendo, pensa a Manto e al Gandalf. Sì, ma è Manto. Quindi. Bellissimo col Gandalf. Mi serve solo. Mi dai un paio di sessioni e. Va bene. Ma è alquanto preoccupante che quello che è successo non abbia avuto ripercussioni. È strano. Soprattutto con gli scorpioni. Quello che Kitsune trova strano è che il leone abbracci così facilmente lo scorpione.
anche perché è una cosa molto strana, sì. Sono due clan particolarmente in lotta tra di loro. E soprattutto diciamo che di solito penso che con lo scorpione, a meno che non sia necessario per salvare qualche terra, qualche cosa, ci siano pochi matrimoni combinati con le casate, quelle più grosse. Dipende dal clan, sicuramente non il leone, però ci sono dei clan che con lo scorpione non hanno particolari problemi. Però il leone no. I granchi non hanno particolari problemi con lo scorpione, ad esempio, perché li vedono come gente che, come loro, si sporca le mani per salvare l'impero. Possono non rispettarli tantissimo, però non sono in aperto conflitto con loro. E anche gli unicorni si trovano abbastanza d'accordo, perché sono i gaijin, quelli già visti strani, quindi tra strani ci si trova. Il razzismo finisce sempre. Voi, amico mio, cosa ne pensate? Purtroppo provare a capire se sia qualcosa di diverso da quello che è potrebbe essere complicato qui. Voi sapete che io sono in grado di emettere getti di giada dalle mani che fanno male solo a quelli col taint. Però è considerata una mancanzissima di rispetto farlo a qualcuno che non è tainted. Cioè non puoi usarlo come prova per vedere se la gente... Però tu che hai un sacco di conoscenze di etichetta, un sacco, hai delle conoscenze di etichetta, sai che ad esempio regalare qualcosa di giada a qualcuno quando ci si presenta a lui è uno dei modi per scoprire se l'altra persona ha qualcosa da nascondere, perché... Solo che sono un po' a carenza di giada al momento, se non sparandola dalle mani. Chiaro, però ci sono dei modi per usarla per scoprire se qualcuno è corrotto o meno, perché se rifiutano il tuo regalo hanno qualcosa da nascondere, se lo prendono e iniziano a bruciare hanno evidentemente qualcosa che non va. Ma gli spiriti dicono a Kitsune che non altereranno il loro comportamento in presenza di Gesù. Ma la situazione comunque, diciamo, mi sembra un po' strana, considerando che hanno tolto questo gruppo da mansioni probabilmente più importanti per l'impero. Infatti, perché hanno richiesto qua giù la nostra presenza? Possiamo dire, compagni, che noi non siamo il gruppo più adatto, guardando principalmente verso lui. Con le gote arrossate. E poi verso di te, che comunque è un rango inferiore. Diciamo che mi aspetterei che noi venissimo chiamati più per qualcosa di più attivo che presenziare a un matrimonio. Concordo. Tra l'altro un matrimonio estraneo alle nostre famiglie. È più nella battaglia che ci siamo conosciuti che noi in una corte. Perché evocare il lupo se non ci sono prede da sbranare? Devo meditare su questo. Meditare su questo dovrò. Mi piacciono le frasi. Le metafore. Quindi tu vai a meditare in riva allo stagno? Mm-hmm. Quando apri la porta per andare sul giardino, a parte le guardie che ti tengono d'occhio da lontano, come stanno tenendo d'occhio anche loro due? Un occhio normale. No, perché comunque siete degli ospiti che sono appena arrivati. Non vi conoscono, quindi... No, sì, un occhio normale. Chiaro. Vedi che ce ne sono un po' più di prima, di guardie che girano, facendo finta di nulla. Però prima ce n'era solo una nel giardino. Adesso sono in quattro, una per ogni angolo. E vedi che seduta davanti allo stagno c'è anche Mayumi, che sta guardando nello stagno, muovendo l'acqua con le mani e... probabilmente giocando con le carte. Io rispettosamente mi metto in un angolino per non darle il minimo fastidio, cercando di anche col mio passo essere il più lieve possibile per non disturbarle nel mio rumore. Fai una prova di furtività. Va bene. Anche perché tu hai etichetta e sai che una donna non deve mai stare da sola con un uomo, però in questo caso non è considerata. Ci sono quattro guardie. Okay. Poi io non sono considerato come un uomo, dato che sono un monaco. Sì, ma in teoria... Se fosse una monaca non ci sarebbero problemi, credo. In che senso? Cioè, non, se la donna non deve mai stare... Se Simone fosse una monaca o una samurai donna, può rimanere da solo con una donna. Sì, ma anche se lui fosse una monaca e ci fosse un uomo, perché lui non è più un samurai.
Però quell'uomo non potrebbe stare... Sì, quell'uomo potrebbe da solo avere stare... casini perché non potrebbe stare da solo con lei. No, potrebbe probabilmente starci lo stesso. Ok. Perché lei sarebbe una monaca. Ah, ok, in caso del monaco. O nel caso del monaco samurai, se fosse una donna di quelle da casa, no, ora, no, non può starci. No. A meno che tu non voglia dare evidentemente, impressioni. Evidentemente l'idea che... 19. Ok, ti muovi silenziosamente, aspettando anche che il bastoncino di bambù faccia punk per fare meno rumore possibile, seguendo il rumore che già tanto viene fatto dal bambù. E ti rendi conto che lei si è accorta lo stesso di te e ti sta guardando. Ma non ti sta guardando male perché l'hai disturbata, semplicemente ti sta guardando interessata. E quando ti siedi in riva allo stagno dalla parte un po' più lontana dove ti sei messo, lei è seduta abbastanza tranquilla, non è inginocchiata in maniera formale come era prima nella stanza con suo padre, e ti dice: sono molto contenta che gli amici di Shosuro-san siano venuti fino qua per il nostro matrimonio. Vi devo ringraziare personalmente per questo sforzo che avete fatto. Per noi è un piacere e un dovere essere qua giù, rispondendo a tale chiamata. Se penso che lui non vi avrebbe nemmeno voluto invitare. Sono stata io ad insistere che voi veniste. Siccome non so come metterla sul parrato, cerco sempre di usare sincerità per capire perché. Sì, si può. Vai. Faccia un tiro di sincerità. 1, ritiro, 1. Era destino. E vabbè. 16 e 21. E quando ti inizi a farle qualche domanda di tentativo di capire qualche cosa di più della situazione, a un certo punto vedi che lei si alza. Comunque le meno dirette possibili, perché non voglio minimamente disturbarla. O è una cosa che mi vuole dire lei, oppure per me l'argomento è chiuso. Vedi che lei si alza e inizia a venire verso di te, tranquillamente, guardandosi un po' intorno nel giardino. Io rimango nella mia posa di meditazione, così sono più in basso rispetto a lei. E si mette dietro di te a guardare dei fiori di un cespuglio che si trova alle tue spalle, e sottovoce ti dice: ho paura che possa succedere qualche cosa. E questa è la puntata dei Borgia. Un po' me la puzzavo. Per questo volevo che qualcuno che conosce Kakita fosse qui, nel caso decidesse di fare una sciocchezza. Non so i motivi. Nessuno di noi sa i motivi che hanno spinto Kakita a compiere quell'atto, né quello del fratello del vostro promesso sposo. Non dico una cavolata, vero? In ogni caso, come abbiamo già detto a Shosuro, siamo qui per proteggerlo qualora succedesse qualcosa, almeno per quel che riguarda la mia persona. In questo lui purtroppo è troppo simile a mio padre, non si rende conto di quali siano i pericoli che gravano sulla sua testa, e gira lo sguardo dall'altra parte quando qualcosa lo minaccia, pensando che sia sotto di lui. Terrò il volto dalla parte in cui ha levato lo sguardo. Fa un piccolo cenno con la testa, in modo da essere visibile a te con la coda dell'occhio, ma senza dare troppo nell'occhio alle guardie. Alle videocamere, sì. E si allontana e torna dentro al palazzo, lasciandoti libero di meditare, sì, e io in riva allo stagno. E io entro in meditazione. In guru meditation? Yes. Boom. Tu sei ubriaco? Quasi. Ah, lui? Sono alticcio. Vabbè, alticcio è ancora parecchio in grado di fare, sì, tutto lui. Sì, sì.
magari un po' più disinibito, però finché è disinibito con le servienti. Anche perché tu quando sei con me ne approfitti, perché tu sai che io sono in grado di curare l'alcol. Ok, allora sì. Domanda, noi partiamo con tanti punti vuoto, immagino, come quanto è il nostro anello. Esatto. Se ne può avere di più? No. No, ok. Allora medito, così le energie spirituali entrano nel mio corpo e posso non mangiare per, mi pare, 2 giorni. Ok. Senti anche che quando ti... No, ma è come il monaco di D&D che ti dice puoi non mangiare e bere, sì, ma guarda, che di merda, mangia più uguale. Ti manca la coppa di Murlin. Diciamo, no, diciamo che se vai in giro e sei nelle terre selvagge e stai morendo di fame, stai una crema. Però se puoi mangiare, mangi. Tra l'altro, a proposito di cucchiaio di Murlin, io vorrei salutare Matteo Scandolin di Ricciotto, perché grande Matteo, mi ha regalato il cucchiaio di Murlin. No! Ho scritto Murlin sopra. E la cosa, più bella è stata Matteo che prima, il giorno prima di regalarglielo, mi chiama e mi fa: mi dai la conferma che Murlin si scriva così? Grande, quindi è proprio... Grazie Matteo. Grande Matteo, grandissimo. Oddio, preferito. Vabbè, se devo scegliere tra un cucchiaio generico e il cucchiaio di Murlin. Vabbè, sì, certo. Nella peggiore delle ipotesi serve a qualcosa. Esatto. Nella peggiore delle ipotesi è la pappetta di Matrix. Ah, vabbè, beh, sì, dai, meglio che un morire di fame. Esatto. Meglio che la meditazione. Meglio del tofu. Tra le tante cose. Quindi sei un respiriano tu. Io sì, assolutamente. Che bello. Perfetto. Però sono nei giochi di ruolo, puoi campare da respiriano, quindi. Sì, diciamolo, perché... E lei se ne va. Tu senti, quando ti metti a meditare, che effettivamente è molto tranquillo in questo posto. Non hai meditato così tranquillamente in una città mai. Nemmeno quando stavi al monastero era così facile trovare un luogo dove non si sentissero le voci al di fuori del... Mi ricorda un po' le caverne vulcaniche dove facevo meditazione. Sì, però qua sei più immerso nella natura. Sì, infatti, lì era un ambiente ostile per temprarsi. E ti rendi conto, effettivamente, adesso che stai meditando e che quindi la tua mente si sta svuotando, che nonostante fuori dal palazzo, a pochi metri da voi, ci sia un sacco di gente che costruisce, martella, tira, urla, qua dentro si sente tutto solo, si sente un po' in lontananza, ma è molto, molto a tutti. È un piacere meditare qua dentro. Hida! Noi siamo al tavolo. Voi siete al tavolo. Io gli ho buttato lì che nel momento in cui, visto che mi fido della sua tattica e soprattutto percezione del pericolo, di farmi sapere se vuole fare domande agli spiriti in qualsiasi modo, gli spiriti qui sono sempre molto disponibili. Però aspetto che me lo dica lui per sapere se, perché sennò non ce n'è bisogno, penso. Ma io... Allora, le guardie del leone, ok. La struttura mi interessa. Ok. Cioè, se una struttura... Perché quando si sono un po' diradate le cose, magari le servette le abbiamo congedate, io voglio cominciare a vedere... io conosco lo scorpione, so che si sporca le mani. So anche sostanzialmente come si muove, e quindi doppi fondi, passaggi segreti, cose, no? Allora, cose di struttura. Allora, dalla stanza dove siete voi ci sono 3 uscite. Una è quella da cui siete arrivati anche voi, una è quella da cui è uscito Shosuro e che le serve vi hanno indicato come le vostre stanze. Ok, okay. E poi c'è quella dove sono usciti il daimyo e la moglie. Come si chiama la moglie del daimyo? Nessuno ve l'ha detto. Non... No, no, come si chiama il termine, non ce l'ha. La moglie del daimyo. La moglie del daimyo. E... Ok, però c'è già tanto che abbiamo il termine moglie del daimyo. Non in Legend of the Five Rings. No, infatti. Ah. È una regola opzionale che le donne siano come erano veramente nelle proprie leggi. Invece di base sono esattamente pari agli uomini. Ah, fantastico, meglio. Sì, è proprio per permettere, cioè, non... di giocare. Sì, no, beh, è più giocabile. È anche un po' più moderno, diciamo, sì, sì. Perché... Va bene il realismo, però. No, anche perché se lo vuoi giocare... Se lo vuoi giocare opzionale e hai sia un uomo che una donna che giocano un personaggio donna, non puoi fare la samurai. No. Perché non c'erano samurai donne. Chiaro.
però alcune, non tutti i clan, hanno delle famiglie che sono specificamente cortigiani. Ah sì sì, chiaro. Quindi quello lo potresti fare lo stesso. Ovviamente non fai il guerriero. Ma di fatti nella opzione... Però fai una campagna tutta incentrata solo politica, sulla politica. Ma di base nel manuale, se non usi l'opzionale, ci sono le gesce maschio. Eh beh sì, ci sta. Giusto. Se sono pari... Giustissimo, esatto. Sono pari. E se ci sono dei samurai, anche loro vorranno rilassarsi dall'essere se stessi e diventare delle donne tranquille, quindi... Comunque, dicevamo, strutture nel palazzo. Allora, l'interno della stanza dove siete, appunto, è abbastanza povero in realtà. Mm-hmm. Sì, ci sono dei begli stendardi agli angoli delle pareti e un paio di statue di leoni di Giada, tra l'altro una. Però, a parte quello, non c'è molto all'interno della stanza. È anche vero che nessuno ti impedisce di fare un giro nel palazzo, a parte le stanze del daimyo. Infatti c'è l'unica guardia che c'è nella stanza dove siete è davanti alla porta che porta di là. E infatti quella parete che divide le stanze del daimyo dal resto della casa non è di carta. Sono delle pareti di legno, per carità, però sono delle pareti. Vedendo lui che si guarda intorno, Kitsune è disposto a accompagnarti per un sopralluogo. Sicuramente questo guerriero può fornirti una scusa del perché ti potresti trovare in posti dove non dovresti essere. Una passeggiata sicuramente mi farà bene, anche perché c'è una cosa che non riesco a capire. Scusate, partita roba. Se non è parte almeno si stanno colpattendo. Se non parte almeno una roba puntata non siamo contenti. C'è una cosa che non mi convince dall'inizio. Perché i bambini dello scorpione giocano con un insignificante giocattolo del leone? Bella domanda. Questo guerriero non ha la risposta. Andiamo a vedere il giocattolo. Mi alzo. Dico, sì, anche perché stare fermi verremmo tutti risucchiati nel Meido. O al massimo verremmo risucchiati nel sake. E tiro su l'ultimo bicchiere. Allora, tu quindi vuoi fare un'analisi un po' strutturale del palazzo, sì, facendo un giro... Sì, visto che io gli fornisco la scusa da etichetta e cortigiano perché, lo spirito mi ha portato di qua. Visto che io ho un po' ingegneria... Sto benedicendo il posto. Esatto, capire, dato che i granchi hanno costruito il muro e sono dei grandissimi costruttori, sia letteralmente che metaforicamente... E io lo aiuto con il mio 3 in difesa. Fai un tiro di ingegneria. Ok. Come funziona aiutare gli altri in questo gioco? È un'ottima domanda. C'è una regola? È un'ottima domanda a cui adesso cerchiamo una risposta. Vai. Allora. Aid non c'è. Help. Help. Non c'è. Quindi potremmo anche iniziare a pensare che forse... Non c'è. Allora, aiutano. Tipi di tiro... Se non c'è, magari gli faccio tirare un... Tiri cooperativi. Ci sono due tipi diversi di tiro cooperativo. Il primo è un gruppo che lavora insieme verso un unico scopo, senza conseguenze per il fallimento, quindi finché non ce la fai si continua a tirare. Ok. Okay. Ad esempio, i carpentieri che costruiscono una nave vanno avanti finché non hanno finito di costruire la nave, a meno che non facciano tutti un mega fumble alla fine. Okay. Scoprendo di non essere carpentieri. Esatto. Ma io che cazzo sto a fare? Sto ah, cazzo, era la vita scorsa! Esatto. In questa vita sono un lavoratore di pelli. Esatto. In questo caso un unico individuo viene scelto per partecipare al tiro e riceve un bonus al totale pari al numero di rank degli altri partecipanti. Quindi uno, gli do rank, perché io rank 1. Esatto. Indipendentemente quindi dall'abilità che uso, gli do una mano in generale? Dalla skill che hai usato. Ah, allora io gli do la mano con... Tu cosa stai cercando? Ingegneria. Per vedere come è costruito il palazzo. Beh, posso usare difesa per aiutarlo? Sì, in questo caso ti direi di sì. Allora è 3. Ok. E gli dai 3 al totale del tiro. Più 3. Esatto. Ok. Cavolo. Quindi non deve tirare dadi in più, ci sta.
10, 13. Ok, allora il palazzo è un palazzo abbastanza base, non è particolarmente alto, sicuramente si vede che è di una casata minore perché è solo di un paio di piani, quindi giusto il minimo per spiccare sopra il resto della città. E c'è la cinta muraria all'esterno della città e all'interno per dividere il castello dal resto della città. Mm-hmm. La cinta muraria è alta come un piano, quindi non è altissima da superare. E sai anche che i guerrieri degli scorpioni, alcune famiglie vengono addestrati per essere furtivi ed essere capaci di scalare senza problemi un muro del genere. Ok. In genere agiscono di notte, con delle armi piccole e facili da nascondere, e si tengono sopra i tetti finché non è il momento di colpire. Mm-hmm. Li chiamano ninja e sono, ninja. Sono estremamente letali. E questi sono quelli? Sono scorpione. È difficile che altri clan addestrino dei guerrieri in maniera simile. Così. In particolare, sicuramente il leone non è assolutamente pronto a... nemmeno a pensare come un ninja, perché è talmente disonorevole a salire un nemico alle spalle mentre dorme, mm-hmm. che per un leone non è nemmeno concepibile. Ok. Forse per una della gru potrebbe essere una via affrontabile, uccidendo tutti quelli che rischiano di vederlo. Perché le gru, pur ritenendosi molto diverse dagli scorpioni, hanno molto a cuore il proprio status e spesso, anche se non necessariamente, però molti sono pronti a compiere anche degli atti disonorevoli. A giocare un po' sporco per mantenere lo status. Esatto. Quindi è più difficile sicuramente, ma non è impossibile. A parte questo, c'è un solo ingresso da che hai potuto vedere, quindi girando nel cortile e tutto quanto, c'è un solo cancello all'ingresso. Mm-hmm. E non ci sono però camminamenti sulle mura. Okay, proprio perché sono le classiche mura con il tetto in tegola e basta. Da quel che sai è una città relativamente pacifica, quindi non ha mai avuto grossi problemi. È già strano che abbia una doppia cinta muraria che la divide dall'esterno, che okay. ti sembra quasi eccessivo per il tipo di città che è. Ok, quindi se arriva un attacco dello scorpione, questi schiattano come i coloni su Clendatu, cioè arrivano i ragni, li fanno a pezzi e se ne vanno. Non è impossibile. Dipende quanti scorpioni arrivano. Ok. Però è estremamente vulnerabile allo stile di combattimento degli scorpioni. Agli scorpioni sì. Ok. A clan più rigorosi e rigidi come potrebbero essere le fenici o i granchi, no. Mm. Perché comunque nessuno di voi si metterebbe in testa di scalare il muro per attaccare dall'alto le guardie. Certo. Io mi sono dimenticato che io ho un kami che mi segue sempre, che è quello della terra, difatti, perché c'ho il vantaggio. Okay. In realtà ne ho due, ne ho uno della terra che mi segue sempre del mio amico e un altro che mi segue sempre perché è interessato, che è del fuoco. Ok. Perché c'ho amico del kami e amico degli elementi fuoco, che okay. mi danno un raise gratis quando faccio cose del fuoco e un più uno su tutte le prove, quelle base, se faccio con la terra, okay. perché è sempre con me, quindi non è facile trovarlo. Ok. Diciamo che abbiamo il protone degli spiriti e ci sì, segue. Io sì, ce ne ho esatto. due. Ce ne ho sono in tre, voi siete in tre, avete praticamente uno spirito a testa. Uno spirito a testa. Di tre elementi diversi, poi se tu lo consideri dell'aria. Eh sì. Vedete anche che nel cortile è stato ormai costruito tutto quello che doveva essere costruito per matrimonio. Il matrimonio. Ma quindi abbiamo scoperto quando è? Tra qualche giorno, nessuno okay. mi ha detto esattamente quando. Mm. Vi è stato fatto capire che sarà a breve, ma nessuno vi ha detto dopo domani. Hanno costruito anche un piccolo, diciamo, una piccola area per un torneo di tiro con l'arco, sicuramente. E vedete che c'è quella che può sembrare un'arena in miniatura. Mm. Dove probabilmente è previsto qualche duello rituale di dimostrazione.
Sento una posturina appena arrivo. No, no, devo andare a dormire. Non è una posturinata se lancio incantesimo dove devo tirare dei dadi. E oltre a questo, nel cortile non c'è molto altro. Ok. Il duello non mi appartiene. Però, mentre siete in giro e lui sta ancora finendo di meditare, fatemi tutti e due un tiro di investigazione, già che state facendo un giro del palazzo. Che sarebbe? Su percezione. 16 5 se non è facile fare più di 15 comunque con due dadi, no, che con, è due con due dadi no, per niente. Ma le difficoltà base quant'è? Vanno a blocchi di 5. Okay. Però ci sono difficoltà 5. Sì. Ida è troppo intento a picchiettare sui muri per capire se sono robusti, quanto è facile buttarli giù con un ariete o se è facile piantarci delle lame per scalarli, per notare che qualcuno, non riesce a vedere chi, ma qualcuno dal piano di sopra del palazzo vi sta tenendo d'occhio. Vedete che si tiene lontano dalle finestre chiunque sia per non farsi vedere direttamente, ma qual è il tuo nick? Percepite una presenza. Kaku. Percepisci una presenza che vi tiene d'occhio. Kaku, senza guardare in alto. Sì, mi sembra abbastanza solido. E mentre mi avvicino gli dico: Kitsune, ha notato qualcuno che ci tiene d'occhio dai piani superiori? Potrebbe non voler dire niente, ma Kitsune non crede che mai nulla accade per caso. Questo guerriero conosce il suo posto nell'ordine celeste. Mi sposto per rimanere in vista del tipo, ma nel senso che lui mi può vedere bene. Ok. E faccio finta di prestare attenzione a lui, chiacchierando del più e del meno. E mentre ti sposti e chiacchieri con Ida del più e del meno, sentite dalla parte davanti del palazzo, dove era stata costruita il mercato della fiera e le cose più per la gente comune, sentite un sacco di donne iniziare a mormorare, a fare qualche quasi fischio di approvazione, come quelli che fanno i muratori quando passa una donna per strada. E in generale un po' di commozione all'ingresso, ma una commozione non di oh mio Dio ci stanno attaccando, è più gente che si sta radunando. Io sono dentro, non sento sta roba. Dimmi tu però anche quanto vuoi andare a meditare, perché tanto, loro quindi zero, non la sento questa roba. Loro tra una cosa e l'altra fanno almeno 40 minuti di tre quarti d'ora di giro nel palazzo. Beh, deve essere cominciata una festa. Magari si beve, si mangia a quest'ora. Non è molto facile. Andiamo a quest'ora. Ma non lo so, di solito dobbiamo verificare, le nostre armi sono più vicine lì. Vero. E inizia da quella direzione. E avvicinandoti all'ingresso vedi che c'è proprio... Cazzo, devo dire cos'è un lupo senza le zanne. Avvicinandoti all'ingresso vedi che c'è proprio un drappello di donne che si stanno spostando andando verso l'ingresso del tipo palazzo. Mulan. Tipo Mulan? No, non pettinando tipo Mulan. La tipa, no. No, esatto, non è tipo Mulan, perché non sono le vecchiette che cercano di mettere a posto la figlia per farsi vedere, ma sono più delle ragazzine, delle giovani, alcune sono magari un po' delle signore, però vedi che la maggior parte sono ragazzine. E ti sembra che stiano seguendo qualcuno, solo che sono talmente tante che non riuscite a vedere chi sia. Tanto che le guardie si stanno avvicinando perché non possono entrare nel palazzo, però non vogliono nemmeno menarle perché sono delle tizie che sono lì per caso. E si stanno guardando senza capire esattamente come gestire la questione perché non erano pronti a una cosa del genere. Io mi guardo intorno e sto attento a qualsiasi cosa possa accadere di brutto perché mi sembra un'ottima distrazione. Fai un tiro di... Difesa. Caccia. No, di difesa. Caccia! Che senso? Cacci le donne? No, caccia, che stai attento, è come se fosse la distrazione. Esatto.
perché qualcuno sta per fare qualcosa. Ah, fai un tiro di difesa, ci sta. Che difesa e riflessi, giusto? Difesa e sui riflessi. Sì. Quattordici. Tra una donna e l'altra noti un'altra faccia conosciuta. Era un altro dei lupi. Quello della Fenice. No, quello della Fenice. Ah. Il buon Agasha Akuseki, che è sempre stato quello più bello del gruppo, e infatti capisce adesso la situazione. Vi è capitato altre volte di vederla. Le ragazzine della città l'hanno visto passare per strada e hanno iniziato a seguirlo. Io guardo il gruppo, quando mi rendo conto della cosa, guardo verso Kaku e faccio: basta così. Io ovviamente, non capendo questo sospirone, uso la stazza per andare al centro della calca per vedere chi c'è. E tu, quando inizi ad avvicinarti, dato che sei almeno due spanne più in alto, sì, di tutte guardo le altre, dall'alto che cosa succede. Vedi che in mezzo c'è appunto il vostro amico Akuseki, che sta cercando di allontanare, ma allo stesso tempo non allontanare le ragazze, almeno quelle più carine. No, dai, non potete entrare qui. Su, su. Ci vediamo dopo. Cose di questo genere, che gli hai già visto fare un sacco di volte. Mentre inizia a salire le scale, fa gli ultimi gradini un po' più velocemente. Poi si gira. È stato un piacere avere a che fare con voi. Spero di vedervi tutte al matrimonio. Fa l'occhiolino e si allontana all'interno del palazzo. Mentre le donne fuori fanno tutte. Oh, oh, oh. Mentre si allontana all'interno, gli faccio. Lui si gira. Ah! Kitsune! E vedo che c'è anche Ida! E vedi che scende le scale facendosi largo tra le ragazze. Una delle guardie del leone sta cercando di spingerle fuori a forza. Io, mentre si avvicina, guardo Kaku e gli dico, facendomi sentire anche da quando la famiglia della Fenice è diventata la famiglia del pavone? E lui arriva da te, ti abbraccia tutti e due. Sospiro di nuovo. Ah, è un piacere vedere delle facce amiche in questo posto. Anche il pavone risorge dalle sue ceneri. Pavone, Fenice, hanno tutti le piume, no? Esploda la testa. Ah, io, finalmente. Dopo tre secondi, avendo capito il paragone, rido. Akuseki-san, quanto tempo? È un sacco che non ci si vede. Saranno 5 anni? No? Sì? Credo che sì. Sì, boh, non lo so. Vedo che lo stress dell'onore del samurai non ha attecchito minimamente sul tuo volto. Vedi che si sposta i capelli con fare... Gammon. Molto. Da ridere, per ridere. Molto carismatico. Un attimo e mi rimetto la maschera. Io mentre ho avuto da fare. Mentre parto gli inconvenevoli, vado vicino a quello del leone che sta cercando di arginare la marea femminile. E gli do una spintarella da dietro, no? Per aiutarlo. Esatto, per aiutarlo in maniera un po' brusca. Esatto, in maniera un po' brusca. Ok, fai un tiro di forza. Ok. Mentre fa questo, io in molte poche parole. Sì, mentre ma anzi, ma più cosa, uno se per ce la l'hai stazza, di atletica. No, il più uno per la stazza, sì, lo prendo. Uno per la stazza. Atletica? Sì. Mentre lui fa questa cosa, io gli spiego velocemente a... Akuseki. Non è manto, eh? Ah, non è manto. 12. No. È l'altro che venivo qua, pensavo fosse manto. No, gli spiego perché siamo qui e chi ci ha chiamato. Quindi quanto hai fatto in tutto? 7, 5, 12, 16. Ok. Vedi che lo spingi un po', lui si trova schiacciato contro le ragazze, non è che gli stia dispiacendo troppo, però cerca anche di darsi un tono, diventa tutto rosso in volto. E riuscite a spingerle fuori, vedi che dopo un po' si rendono conto che Akuseki è perso nei discorsi con qualcun altro e iniziano a disperdersi un po' alla volta. E su questo finisce la prima puntata dei 5 anelli di Fumble! Famboru! Bellissimo! Bello. Prima tra l'altro chiedevano giustamente se per far sentire in difetto la donna che vi ha accolto all'ingresso sarebbe stato meglio etichetta o sincerità. Etichetta è per sapere come comportarsi, ma per poi effettivamente far sentire qualcuno in difetto è più sincerità. Sì, è vero. È avere la risposta pronta da Burn è sincerità. Esatto, quello tipo, che lei ha fatto con Xiang è di sincerità. Sapere cosa rispondere a quello che aveva fatto lei per fare il contraccolpo è la sincerità.
O cortigiano, ma anche quello va bene allo stesso modo. E, grazie di aver ascoltato questa puntata di Cinque Anelli. Speriamo innanzitutto che il sistema vi piaccia, che vi piaccia l'ambientazione. Dove del combattimento, per adesso mi sembra molto carino. E il combattimento è di quelli in cui bisogna stare attenti a quello che decidi di fare, proprio perché ci sono le stance, è facile fare tanti danni e avete pochi punti ferita. Quindi dovrete stare un po' attenti a quello che succede e sperare che effettivamente non ci siano degli oni. No, perché gli oni spaccano tutto. Sì, gli oni prendono gli eserciti e li spazzano via a manate. Se vi piace il gioco, trovate il manuale in vendita su Amazon, anche se su Amazon Italia lo vendono a 220 euro. Tra l'altro, teoricamente, parlando degli oni, costa 50, ma su Amazon Italia non lo vende quasi nessuno. C'è un incantesimo di Shugenja, che praticamente è copiato, spudorato dal sigillo degli antichi di Cthulhu. Che praticamente tu te lo fai sulla fronte e gli oni non ti possono toccare, neanche quelli di livello più alto di tutti. Chiaro, ti possono fare un cratere sotto e aspettare che ti finisce l'incantesimo, però lì per lì non ti possono uccidere. Se vi piace il gioco, dicevo, c'è un link nelle note alla puntata su fumblegdr.it per trovare il manuale a 220 euro, che sarebbe un gesto molto carino da parte vostra, ma capisco che può essere un po', expensive. La quinta edizione non è ancora uscita perché è ancora in playtest, dato che è stato acquisito dalla Fantasy Flight e che quindi hanno cambiato il sistema di dadi e stanno facendo un playtest di quelli molto approfonditi che sta andando avanti ormai da qualche mese. Potrebbero fare dadi custom. Infatti saranno dadi custom basati sugli approcci, quindi gli anelli non rappresentano più delle abilità ma degli approcci alla Clotos. Copioni! Sono arrivato prima io. E vedremo di provare anche quello prima o poi quando uscirà. No, perché no? Nel frattempo voi potete diventare soci di QWERTY andando su QWERTY.it o su fumblegdr.it, potete fare delle donazioni, potete comprare qualcosa dalla wishlist di Fumble, potete anche, e anche quello è estremamente utile, andare a lasciare delle recensioni a 5 anelli su iTunes. Se non trovate gli anelli vanno bene anche 5 stelle. Sì, assolutamente, però 5 stelle in questo periodo non volevo dirlo, quindi lasciate delle recensioni a 5 anelli. Andate a lasciare delle recensioni. In realtà potremmo fare, facciamo uscire qualche fake news dove diciamo che se vuoi votare devi mettere 5 stelle sul... No, perché poi se ne accorgono e mettono uno, quindi lasciamo bene. Perché uno vale uno. Pensavo che i daimyo mettessero il reddito di cittadinanza. No, era Leggenda dei 5 stelle quello lì. Ah, quello è un altro gioco di ruolo. Da fare al CAF. Esatto. Ma non entriamo nella politica. No, infatti. 5 anelli ci sono, 5 anelli dovete lasciare su iTunes. E se ci volete lasciare 5 stelle va benissimo. Se va bene anche le 5 stelle, anzi su iTunes in realtà mi sa che dovrete fare quello, anche se qualcuno ci ha lasciato delle 5 spade. Sì, qualcuno ci ha lasciato. Ed è sempre molto bello vedere le 5 spade. Sì. L'ha messa nel commento, per chiunque si stia domandando. Cazzo, ma io iTunes vedo solo le stelle. Hanno accato iTunes per lasciare le spade. No, e tra l'altro iTunes abbiamo anche delle buone notizie. Infatti, quello a cui stavo per arrivare. Grazie a tutti quelli che hanno lasciato delle recensioni, grazie a tutti quelli che ci ascoltano da iTunes, perché siamo quasi in testa a un sacco delle classifiche di iTunes, tra cui quella globale italiana, e siamo 154. Dove c'è tipo anche Radio DJ. Dove ci sono tutti. Radio DJ, Rai, 105, tutti ci sono, e noi siamo al 154 posto. E in più a questo punto faccio anche una marchetta e vi dico, se vi piacciono i giochi da tavolo, andate ad ascoltarvi Com'è quel gioco, dove io, Claudio e Gianni giochiamo a vari giochi da tavolo, a volte sbagliando clamorosamente, ma è anche quello il bello del giocare da tavolo, ammettere gli errori. Andate a vederlo anche perché stiamo per raggiungere i 1000 iscritti su YouTube, e il 1000esimo iscritto non vince niente ma tanta stima. Ma quando arriviamo a 1000 giochiamo a Ivano. No. No, perché così vuol dire che quando arriviamo a 1000 votate. Quando arriviamo a 1000 mi disiscrivo io. Quindi torniamo a 999. Non ti preoccupare, mi iscrivo io. Mi iscrivo con punto. Due account. Esatto. Scriveremo a Ivano. Esatto. E sarà molto buona. E poi quando succederà questo, dopo il 1000esimo e giocheremo a Ivano, potete continuare a vedere Com'è quel gioco, dove Claudio e Gianni vi dimostreranno che giocano ai giochi da tavolo e sbaglieranno ogni tanto. Tra l'altro, ultima cosa, grazie a chi ci ha mandato 3 scatole di Test of Honor con le miniature.
Esatto, stando in governo. Prendo la scatola, giusto? Prendi la scatola e se Gianni estrae il secondo cassetto del secondo livello, quello, con delicatezza, dentro ci sono le prime miniature che ho iniziato a montare, ancora non le abbiamo pitturate. Anche perché oggi ho portato a Claudio il fallimento delle mie nel mio dipingere Zombicide. Con tipo 50 colori, le scatolette, le bombolette, le lime per le miniature, che ovviamente non ho quasi mai usato. Questo è quello che ci hanno mandato. E sono tutte miniature samurai. Esatto. Dun 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 dun. Ce ne sono tantissime. Alcune sono bellissimissime. Quindi bello. Grazie mille. Ma questo è un gioco skirmish. È un gioco tipo skirmish. Warhammer. Okay. È un gioco skirmish, però con numero di miniature limitato. E le miniature sono quasi tutte uguali, tranne e tutte alcune da montare, quindi Claudio si divertirà. Sono tutte da montare, però diciamo che è un po' più come se fosse un LCG delle miniature. Ok. Perché è predefinito che cosa c'è in tavola. Esatto. Grazie mille, qua c'è anche quello con lo stendardo sulla schiena per non farsi mancare nulla. Tipica arma da Shugenja. Tipica arma da Shugenja. Esatto, per essere il più nascosti possibile. Ma era il più fortunato del, no? Dell'esercito. Dell'esercito. Quello che correva. Sì, era quello che però se faceva un passo indietro gli sparavano alle spalle. Esatto. Quindi, oddio, più fortunato fino a un certo punto. Grazie, ci sentiamo settimana prossima con un'altra puntata della Leggenda dei Cinque Anelli. E che il Jigoku non vi accolga. Esatto, sempre su FumbleGDR.it, sempre su QWERTY.it. A settimana prossima andate a leggere le origini di epoca che sono sul sito di FumbleGDR.it. Yes. Ciao. 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 Epoca Kun.